bello, data anche la sua presenza numerosa, che è cominciare poi si raggiungerà. Intanto ringrazio tutti i presenti per aver partecipato a questo primo incontro pubblico che è stato organizzato, ha avuto anche l'esame della documentazione che oggi presenteremo, così per poter avere anche un momento di confronto più ampio e anche più partecipato, visto che questo è il primo momento della presentazione. Innanzitutto, ovviamente voglio ringraziare i sindaci, il presidente della provincia che ci dovrebbe raggiungere, i sindaci della città di Milano, l'assessore Bassoni, numerosi assessori, consiglieri comunali, i rappresentanti degli enti, le istituzioni che hanno accettato, che hanno aderito a questa iniziativa, e i numerosi cittadini, vedo che insomma siamo parecchi. Allora, noi ci organizzeremo in questo modo. Cercheremo di dare prima una presentazione di tutto il materiale, io farò l'apertura, quindi l'inquadramento iniziale, e poi si aprirà uno spazio per un breve, necessariamente breve dibattito, stante ovviamente l'orario e i tempi. Le conclusioni sono affidate all'assessore all'assessore regionale all'urbanistica Anna Bassoni, con la vertenza qui di Giovanni, quindi della possibilità poi di rimanerci esattamente diciamo, San Giuliano Terra, perché amico Pesano, hanno attivato il piano strategico come strumento di governance territoriale. Ecco, al centro di questa di questo approccio che vede i sei comuni dell'area Pisana insieme, al centro di questo strumento vi sono indubbiamente la pianificazione urbanistica, la tutela ambientale, il sistema di trasporti e della mobilità. Dico al centro e nel cuore perché in realtà poi il piano strategico si allarga anche ad altri ambiti come quello dei servizi, come quello della fiscalità, del patrimonio, quindi altri temi, ma certamente i sei comuni dell'area Pisana e i sei sindaci nella loro conferenza hanno stabilito che al cuore delle politiche di area vi fosse quello che fosse lo strumento più potente che come hanno a disposizione, quello della pianificazione urbanistica per ambientale, che poi accompagnata a questo, come vedremo, la cosa rilevante al fine del nostro piano, anche il tema dei trasporti e della mobilità. Nel 2009 si va verso la costituzione dell'ufficio di piano, nel 2010 viene approvato da tutti i consigli comunali il documento di avvio del piano strutturale dell'area pisana, un documento piuttosto corposo a cui ci rifaremo poi nel seguito della presentazione e che sarà di nuovo a disposizione di tutti coloro che oggi sono presenti, tra l'altro coloro che hanno lasciato noi potranno essere raggiunti anche con il materiale, possono attingere al materiale esistente. Questo documento è molto importante perché lo stesso documento è passato in tempi successivi in tutti i consigli comunali, oltre che nel consiglio provinciale. È stato approvato a larga maggioranza, in alcuni casi all'unanimità, dai consigli comunali, è stato accompagnato con degli ordini del giorno di approfondimento e ha dato il vero e proprio via allo studio, alla predisposizione del piano strutturale. Va anche detto che contemporaneamente, diciamo più o meno dello stesso periodo, i comuni dell'area pisana hanno avviato due processi che sono andati avanti in parallelo e che in qualche modo anticipano il piano strutturale dell'area pisana. Il primo di questi processi è quello che si è concluso da poco nei consigli comunali ed è l'approvazione di un progetto, poi ne parleremo meglio durante le presentazioni, di un progetto di trasporto pubblico locale, quindi di riorganizzazione di quello che è considerato uno degli assi fondamentali della programmazione urbanistica di quest'area, ovvero sia dare la precedenza al sistema di trasporto pubblico locale, quindi un progetto che sull'area sia incentrato e che ovviamente obbedisca anche ai dettami della regione che, come sapete, sul trasporto pubblico ha avviato un procedimento molto complesso che dovrebbe poi tradursi in una gara per un servizio per un gestore unico a livello regionale. E anche questo progetto è passato nei sei consigli comunali e delinea un rivoluzionamento del trasporto così come lo conosciamo noi, che stabilisce una pietra miliare anche in un nuovo modo di vivere della nostra comunità, con alcune innovazioni importanti che si rifanno sostanzialmente al concetto di omogeneità dell'area e di riconoscimento di un'unica comunità sparsa su sei comuni. E contemporaneamente i consigli comunali decidono anche di avviare un percorso verso l'adozione di una regolamentazione edilizia unica. Questo da un lato per
per dare corpo e sostanza a un procedimento che coinvolga sul governo del territorio tutti i 6 comuni, dall'altra mettere in campo uno strumento che sia il più possibile vicino ai cittadini e quindi che faccia percepire con mano anche l'importanza di una strumentazione unica a livello di area. E non ultimo aspetto positivo, il fatto di poter poi contare su un'esperienza consolidata di lavoro comune da parte degli uffici che si possa tradurre sperabilmente in tempi brevi anche in un ufficio unificato di controllo e di gestione del territorio, quindi un ufficio che riesca a tradurre poi in pratica quelle che sono le strumentazioni urbanistiche strategiche per un più alto livello. E nel 2012 appunto i comuni dell'area Pisana adottano un unico regolamento edilizio. Il piano strutturale d'area da cosa deriva questa idea e questa scelta fondamentale? Sostanzialmente deriva, e quello vedremo bene dalle presentazioni che seguiranno e anche dal lavoro precedente già fatto con il piano strategico, ancora prima di quello dei 6 comuni dell'area Pisana da parte del comune di Pisa, è dal riconoscimento non sempre scontato, non sempre ovvio, oggi lo diamo quasi come un dato consolidato, però per lungo tempo diciamo non è stato così, oppure diciamo meglio da questo dato consolidato non abbiamo tratto tutte le possibili conseguenze, cioè dal fatto che le dinamiche insediative dell'area Pisana e le caratteristiche socio-economiche dell'evoluzione dell'area Pisana hanno disegnato dei confini che corrispondono sempre meno o non corrispondono quasi del tutto a quelli amministrativi, quindi processi che vanno in una direzione, processi demografici, processi economici, processi sociali, processi culturali e dall'altra dei confini che vengono abbondantemente travalicati da questi processi. E da qui che nasce l'esigenza del riconoscimento del fatto che non si può non arrivare per regolare al meglio il tutto verso un comune disegno urbanistico, comunque lo si voglia definire, e il livello più efficace da questo punto di vista è il livello di un piano strutturale. Ecco quindi che nasce l'idea che prende corpo il lavoro intorno alla realizzazione di un piano strutturale per un'area di 200.000 abitanti su 6 comuni. Non è un'area qualunque perché a tutti gli effetti è la seconda realtà metropolitana della regione toscana. Poi anche questo ne ragioneremo meglio anche con le prossime presentazioni. Ma una scommessa, perché ora se fosse l'assessore Marzolo potrebbe confermare meglio di me, è una scommessa per tanti motivi, perché quei confini amministrativi che dicevo prima, che pure vengono travalicati dai processi in cui si parlava, comunque esistono, ci sono regolamenti, piani approvati in tempi diversi, con modalità diverse che corrispondono anche a leggi diverse, quindi i confini contano e continuano a contare ovviamente, ma è una sfida ambiziosa anche perché quello di un piano strutturale coordinato, unificato, d'area, comunque si voglia dire, è un tema ancora poco esplorato. In Toscana in particolare abbiamo pochissime, si contano sulle dita di una mano, esperienze di pianificazione coordinata e sono tutte su bacini molto più limitati, per quanto significative, ma comunque molto più piccoli, molto più concentrati. Quindi per certi versi anche più scelti essere ancora più agibili. Devo dire, la regione poi ovviamente diciamo, ci tornerà sopra, la giunta regionale un anno fa, se non vado errato, ha auspicato che sia in termini di pianificatore strutturale che per esempio del regolamentatore di edilizia si vada verso delle visioni d'aria e anche le modifiche regionali sull'urbanistica vanno in questa direzione, la direzione di favorire una pianificazione su un livello più ampio di quello comunale, individuando proprio la pianificazione per aree omogenee. Però si tratta ancora una volta solo di indirizzi e non ancora trasformati in leggi precise, non articolati in normative stringenti. Ambizioso, in secondo luogo, per quale motivo? Perché questo, come dicevo prima, questo piano strutturale alla fine coinvolge un territorio più densamente popolato, un territorio più ricco di funzioni economiche pregiate, particolarmente pregiate, ed è coinvolge uno dei poli di sviluppo più importanti della regione e che tra l'altro è posto al centro dell'area vasta costiera. Quindi è una scommessa ambiziosa anche per questo motivo. Noi, e qua vado a un documento qui devo dare necessariamente per scontata la lettura, quantomeno poi sarà approfondito nel seguito. I consigli comunali lo conoscono perché hanno già avuto modo di affrontarlo nei consigli, il documento di avvio del procedimento,
Noi al centro di quel documento abbiamo messo, se dovessimo proprio dire qual è la chiave di lettura che diamo nella nostra area, perché dobbiamo darci un ordine di priorità, dobbiamo darci un'immagine, dobbiamo dire che cosa siamo per poter lavorare al meglio, per dire cosa saremo, e al centro di tutto noi abbiamo messo il tema dell'innovazione, della sfida dell'innovazione. Questo perché noi riconosciamo anzitutto l'area pisana come una figura che indica, che fa risaltare il fatto di essere un punto di eccellenza nel panorama nazionale. È un dato che conosciamo tutti, però è anche il dato dal quale dobbiamo partire per capire il nostro futuro, quindi parlare di servizi, parlare di formazione, un centro di eccellenza per quanto riguarda l'innovazione e l'IT e così via. Queste considerazioni non sono solamente le nostre, le troviamo in molte ricerche, voglio citare perché sono qua presenti, ringrazio soprattutto loro per la mano che stanno dando, l'IRPET, anche in analisi recenti da parte dell'Istituto Regionale di Programmazione e della Toscana, si mette in evidenza molto bene come se guardassimo al piano dell'innovazione, guardando al sistema toscano in generale, alla competitività del sistema toscano, il vero tema che ci poniamo anche a livello delle sfide urbane, sul fronte dell'innovazione delle tecniche, Pisa e Firenze, intendendo poi le realtà aggregate, sono, così lo definiscono, i due motori propulsori del sistema ad alta tecnologia regionale. L'alta tecnologia non è tutto, però diciamo che nel nostro caso questo dice parecchio sulla capacità di essere un punto propulsivo estremamente forte. E l'altra considerazione sulla quale noi abbiamo sviluppato il documento di avvio e sul quale concentriamo il nostro lavoro per capire chi siamo e dove possiamo andare, è il fatto che è vero che l'area pisana demograficamente conta meno dell'area fiorentina, può essere considerata demograficamente così pesante, però oggi, e questo tutto sommato lo sappiamo anche dalla nostra esperienza quotidiana, oggi come oggi la dimensione demografica non è il fattore decisivo, o perlomeno non è l'unico fattore decisivo. E molto nelle sfide urbane, almeno in quelle che noi vogliamo lanciare anche con questo piano, molto conta la capacità di attrarre funzioni urbane pregiate, nel nostro caso mantenere e rafforzare la pregiatezza delle nostre funzioni urbane e grado di integrazione con il sistema urbano di riferimento. Queste due considerazioni non sono secondarie rispetto al tema del piano strutturale, anzi diciamo che sono le considerazioni centrali. Allora, diciamo che cosa è e che cosa non è il piano strutturale d'area. Fatte le considerazioni che ho detto prima, ecco, il piano strutturale è uno strumento anche ambizioso nel nostro caso d'area, con cui cerchiamo di dire cosa siamo, quindi di partire da ciò che siamo, quindi esaltare le caratteristiche naturali, sociali, economiche e culturali dell'area, perché in questo punto riconoscere una specificità intorno a quella costruire un piano, accompagnare una strategia di sviluppo compatibile con le caratteristiche locali, in questo senso parliamo di sostenibilità e condivisa, definire quelle che sono le regole statutarie, poi parleremo di varianti strutturali del nostro territorio e soprattutto costruire una cornice condivisa per i tanti progetti. Io su questo non mi dilungo, nel documento di avvio è contenuta una carrellata molto in analisi che prende in esame lo sviluppo di tanti soggetti che riguardano i diversi comuni e sarebbe complicato di assumerli qua, però ce ne sono davvero tanti. Ora, il problema è che partiti in tempi diversi e portati avanti in maniera diversa, oggi andiamo verso lo strumento condiviso, dobbiamo avere la capacità mentre andiamo verso questo strumento di creare una cornice. Progetti già in corso su San Giuliano piuttosto che su Pisa, per via, non è che conoscono una battuta d'arresto per questo motivo, o i regolamenti urbanistici approvati da poco, penso per l'infame piano, sono processi che vanno avanti, vanno realizzati all'interno di una cornice condivisa di principi e di principi invariati. Il piano strutturale è quindi invece detto quello che è, su quali caratteristiche, su quali visioni di area, di città e di area fa. Farella, diciamo che cosa non è. Il piano strutturale non è lo strumento che ha il compito di indicare dove viene sviluppata una specifica funzione, in altre parole non è lo strumento che punta il dito su un'area o su un settore del territorio, non ha nemmeno il compito di controllare in senso stretto, di incalciare la crescita degli insediamenti, ma ha quello di accompagnare e promuovere uno sviluppo locale equilibrato e soprattutto tendere, e questo è diciamo, il tratto generale che ci riguarda tutti, tendere ad evitare l'impegno in nuovo territorio, non
noi non abbiamo usato non a caso lo slogan consumo zero, perché diciamo poi alla fine quando sono vedere dietro però il consumo zero, questo implica tante cose. Diciamo che secondo anche ciò che viene dalla regione toscana, il tema dell'impegno nel nuovo territorio è solo l'ultima delle opzioni che può essere presa in considerazione. E tra l'altro il sistema di vincoli anche più ordinati che esistono nel nostro territorio rende comunque sia anche piuttosto difficile prevedere impegni in quei territori. I progetti in corso sono tanti e gli impegni previsti sono già tanti così. Allora, il piano strutturale d'aria è una cosa buona e questo verrà sostanziato meglio dopo. Allora, date le caratteristiche naturali dell'area pisana e le caratteristiche dell'area, sulle vocazioni naturali, le idee chiave, quelle sulle quali ci concentriamo, per questo ho fatto questa premessa, sono sostanzialmente queste tre. Allora, il primo è il tema dell'accessibilità, della connettività e della capacità di relazione come fattori di sviluppo. Abbiamo detto che questa non è un'area dove ci aspettiamo un rivoluzionamento demografico, ragioniamo salutiamo l'assessore Manzon. Dicevo, date le caratteristiche generali, quelle che parlavo prima, date quindi le premesse, noi concentriamo lo sforzo e il lavoro, lo vedrete anche dalle relazioni che seguiranno, su tre aspetti fondamentali. Il primo tra questi è il tema dell'accessibilità, della connettività, della capacità di relazione con i fattori di sviluppo. Noi non ci aspettiamo rivoluzionamenti demografici, arrivi in particolare, crescite. Questo non è un piano che fissa come altri piani del passato, non mi riferisco ai nostri, ma insomma c'è una vasta esperienza, non è un piano che fissa 30.000 abitanti in più, 50.000 abitanti in più, le risposte non si tratta di questo, si tratta di un piano diverso, un piano che guarda invece al tema delle connessioni come tema fondamentale per generare sviluppo, connessioni interne, accessibilità interna e accessibilità esterna e capacità di redazione. Secondo il tema, la sfida, anche in questo caso la sfida urbana, si gioca su alcune qualità, le qualità dell'ambiente urbano, la qualità dell'ambiente naturale, la qualità degli spazi e dei servizi pubblici, che vanno, poi sono ovviamente oggetto di particolari progetti, ma vanno accompagnati da una politica più generale, la qualità del contesto sociale e culturale e in generale la tendenza, la spinta a favorire lo sviluppo del capitale civico come impegno prioritario. Non mi fermo sulla definizione di capitale civico sociale, questo è un fattore determinante, io sottolineo, stando per dirne una, al di là delle varie funzioni di eccellenza, delle presenze universitarie, quindi anche delle risorse umane particolarmente forti che esistono nella nostra area, il nostro è un territorio che è ricchissimo di un tessuto associativo straordinario, una grande capacità di produrre idee, di stare insieme, di produrre solidarietà, di svolgere attività sul territorio. E questo è un capitale fondamentale che si sviluppa insieme alle relazioni. Ed è quello che in qualche modo contraddistingue la capacità di un'area di porsi al massimo livello nelle sfide per il futuro. Il piano quindi dedicherà, e lo vedrete già dalle presentazioni, molta attenzione alle funzioni urbane di eccellenza, alle infrastrutture interne e trasporti e alla connessione con le reti nazionali e internazionali. Questa è una figura già usata più volte che all'inizio, questo dà solo un'idea al di là dei collegamenti internazionali di cosa significa il posizionamento dell'area pisana nel quadro toscano e delle reti che attraversano la Toscana. Qui non parlo del sistema aeroportuale, parlo però delle grandi linee di connessione che attraversano la nostra regione e degli sforzi che dobbiamo fare per essere comunque al centro di questa rete. Questo vale sia per quanto riguarda le vie forti e sia per quanto riguarda quelle un po' più deboli e l'esigenza anche di migliorare la connettività tra il sistema pisano e il sistema della dorsale centrale. Questo è un altro tema affrontato nel piano. Le linee guida del piano sono elencate nel documento di avvio, io non mi dilungo molto su questo, hanno ovviamente un peso notevole in termini del paesaggio, la valorizzazione dei connotati delle comunità, delle frazioni e dei borghi, la tutela della valorizzazione della complessità ambientale, lo sviluppo dei territori secondo il principio di inclusione di reddito e non di rendita. Queste sono le linee guida già contenute nel documento di avvio. Nel documento di avvio abbiamo voluto esemplificare anche la filosofia del piano individuando
in maniera, diciamo, schematica, se volete, però tanto per farci capire i veri protagonisti di quelli che sono i veri protagonisti del cambiamento. Da un lato la presenza giovanile e le università, ma non solo queste, che rappresentano uno straordinario giacimento di creatività, al quale dobbiamo essere capaci di dare risposta. Pensate anche, l'ho detto più volte anche nei consigli, cosa sarebbe anche la nostra area se dimostrasse, al di là di tanti ragionamenti demografici, la capacità di attirare una piccola percentuale in più di tanti giovani che vengono qua a studiare, una piccola percentuale, quindi non sto parlando di grandi cifre, fornendo loro nuove occasioni di alloggio, di crearsi una famiglia, di trovare un lavoro, di trovare un lavoro stabile, di trasferire le proprie energie qua e di aggiungere creatività a creatività, promuovere nuove imprese, nuova socialità, una nuova spinta. Ecco, credo che questo sarebbe un obiettivo importante. Non parlo di grandi cifre, parlo anche di piccole quantità che però aiuterebbero a fare ancora di più la differenza rispetto al passato. Questo però va accompagnato con delle politiche specifiche, di housing sociale da un lato, spazi incentivi per la sperimentazione, l'aggregazione e l'imprenditorialità giovanile. Dall'altro, e questo lo ritroviamo anche nei documenti formali, in fase di sviluppo, la specificità dei borghi, dei quartieri e delle frazioni, anche come invarianti in un territorio. Questa è una comunità ricca, dispersa sul territorio, è fatta di frazioni di borghi, dai connotati storici o storicizzati. Ciascuna di queste è una realtà sociale più importante e ciascuna di queste va preservata per queste. Noi non abbiamo nessun obbligo e nessuna voglia in questo piano di riempire gli spazi che esistono tra le frazioni e le altre. Non abbiamo nessuna intenzione di considerare il paesaggio che è presente tra i vari borghi e le varie frazioni, le aree libere, le aree agricole che ci sono, o quindi gli spazi da capire. Non abbiamo nessuna intenzione di confondere l'identità di un luogo con l'identità di un altro luogo. Abbiamo tutta l'intenzione invece di fare in modo che questo sistema venga preservato come un invariato, venga riconosciuto e si proceda invece a un recupero, una riqualificazione anche da un punto di vista culturale della vita dei quartieri e delle frazioni. Alcuni dei temi da sviluppare poi verranno ripresi dopo. Io non mi soffermo su quasi nessuno di questi, se non l'importanza per l'equatore territoriale degli standard, per la Gabriele, tema degli spazi pubblici, dell'inclusione e delle infrastrutture. I prossimi passi, poi introdurrò le altre presentazioni. I prossimi passi sono, è già programmati una discussione dei consigli comunali, del materiale che noi abbiamo, diciamo, predisposto e che verrà illustrato sommariamente oggi. Alcuni consigli comunali hanno iniziato già il loro lavoro, altri lo faranno a breve, alcuni hanno cominciato con le professioni consigliari, altri con i consigli, facendo anche tesoro di un'esperienza di non poco conto. Per esempio, nell'ambito del regolamento di rito, le 6 commissioni consigliari dei 6 comuni hanno lavorato insieme, spesso l'hanno fatto anche in maniera fruttuosa. Ecco, questo è un metodo che vorremmo riprendere e ampliare. Lavoreremo a un ampliamento del quadro conoscitivo. Io penso che sia prevedibile, come diceva all'inizio, un nuovo incontro pubblico per la discussione anche di ciò che viene oggi presentato nel mese di febbraio, vediamo compatibilmente anche con le scadenze elettorali, insomma con le vicende politiche. L'idea è quella di andare all'approvazione dei consigli comunali del documento preliminare di progettazione, di indirizzo nella sua forma definitiva. Quello che verrà presentato oggi e verrà reso disponibile a tutti i consigli, ma anche a, diciamo, questa forma partecipativa più ampia, e ovviamente aperto alla discussione, al contributo e alla responsabilità di chi l'ha scritto. L'idea è quella di arrivare con un documento integrato, discusso eccetera, dall'approvazione dei consigli, tutti i consigli comunali, per poter poi andare verso la formulazione, la formazione vera e propria del piano. L'obiettivo è poi quello di andare all'adozione del piano strutturale in tempi, a questo punto sperabilmente brevi, compatibilmente anche con le scadenze che ci sono anche dei vari comuni, perché c'è succede sia a partire da Pisa, ma poi nel 2014 vedrà le altre scadenze di comuni, della provincia e così via. Io passo la parola, diciamo, agli altri relatori dicendo che cosa c'è a disposizione e quindi introducendoli brevemente, dicendo di cosa parleranno. Allora, i documenti disponibili sono il documento preliminare di cui parlerà in conclusione Gabriele Verdi, che in qualche modo riassume alcuni principi di progettazione, poi entrerà qui nel merito, non mi voglio soffermare. Il secondo documento che vedete è l'area pisana, risorse, funzioni e opzioni strategiche,
che la prima parte del rapporto che l'IRPET ci ha consegnato e aggiornato recentemente, ho fatto riferimento ai lavori dell'IRPET, questo è un lavoro che l'IRPET, diciamo, che ringraziamo perché ci ha voluto affiancare in questa sperimentazione di piano strutturale d'area, che non è comune da parte dell'IRPET che vuole cercare dei piani strutturali. Saranno loro poi ad accompagnarci in un loro identificazione dal punto di vista economico e socio-economico di quest'area e la caratterizzazione degli aspetti più importanti, non solo dal punto di vista demografico, come vedrete sono delle riflessioni molto interessanti anche da altri punti di vista, quello fiscale per esempio, e questo apre poi una discussione più ampia di quella prettamente urbanistica. Poi abbiamo uno studio di mobilità dell'area pisana curato da Pisamo, Massimo Carini illustrerà questi aspetti sia dal punto di vista delle infrastrutture che dal punto di vista del piano della mobilità. Parleremo poi di una sperimentazione che stiamo portando avanti con il CNR, che è uno studio di mobilità dell'area pisana che parte da dei presupposti piuttosto interessanti, nuovi, che può costituire l'elemento di base per la costruzione di un osservatorio permanente della mobilità. È uno strumento nuovo di cui siamo voluti dotare, sia per quanto riguarda gli aspetti conoscitivi che per quanto riguarda gli aspetti di programmazione e gestionali in futuro. E infine parleremo anche di due temi che sono alla base, quelli della vita civile della nostra comunità e che sono insieme occasioni di sviluppo, ma anche limite del nostro sviluppo. Il tema dei risorse idriche, il tema dell'igiene urbana perché in questo caso caratterizzeremo l'area pisana, le diverse problematiche che in essa sono presenti, le necessità che vi sono e anche i limiti che dobbiamo sempre tenere presente quando si parla di una comunità di 200.000 abitanti come la nostra. Sul piano energetico provinciale non dico nulla, è allegato tra i documenti del piano, della sintesi non tecnica, perché la provincia di Pisa si è dotata nel 2012 di questo importante strumento che disegna il quadro energetico della nostra provincia, non solo della nostra area, parla delle diverse opportunità di diversi sistemi e costituisce ovviamente l'elemento fondamentale del sistema nel suo complesso. Vi è poi una sintesi dei piani strutturali di comuni dell'area pisana e una sorta di guida che serve a far capire a tutti, i cittadini, i consiglieri, le istituzioni, qual è in maniera molto sintetica lo stato della regolamentazione attuale e anche lo sforzo che stiamo cercando di compiere per arrivare a un quadro di sintesi complessiva. Il link al documento è quello che troverete qui sotto, ma insomma poi ne riparleremo anche nel seguito della serata. Io lascerei la parola come prima presentazione in questo momento a Sabrina Iommi, che presenterà la relazione in maniera sintetica, la relazione di IRPET, che poi troverete in maniera molto estesa e anche piuttosto interessante, devo dire, all'interno del sito che vi potete vedere. Grazie. Grazie a contribuito a questo lavoro di cooperazione per la costruzione del piano strutturale dell'area pisana, ovviamente facendo quello che sta nelle sue competenze, quindi ricostruendo il quadro socio-economico dell'area e individuando le principali dinamiche socio-economiche che ci consentono quindi di valutare se veramente i comuni dell'area pisana costituissero un'area, fossero legati da legami particolarmente forti sia dal punto di vista del tessuto insediativo sia dal punto di vista delle gambe funzionali. Ecco, quindi ci siamo posti una domanda base, una domanda di ricerca che ci siamo posti è questa qui. I comuni dell'area pisana mostrano caratteristiche e dinamiche tipiche delle aree urbane dei paesi a sviluppo maturo? E quindi quali sono queste caratteristiche, queste dinamiche? Si tratta di comuni, quindi di aree, di territori che sono amministrativamente divisi, distinti, ma che si assomigliano sempre di più, hanno caratteristiche sempre più simili e sono legati talvolta anche da vincoli di natura fisica, quindi dalla continuità dell'urbanizzato, o da legami di tipo funzionale, quindi
fondamentalmente da flussi di pendolarismo quotidiano per motivi di lavoro, a cui si aggiungono poi gli spostamenti legati a motivi extra lavorativi. E quindi la domanda continua in questo modo: se i territori di quest'area sono così connessi fra di loro, è necessario fare un passo successivo anche nella loro gestione, nel governo di questi territori, e quindi serve un maggior coordinamento delle scelte di governo, specialmente quelle, diciamo, qualificanti del territorio, quindi le scelte urbanistiche, la programmazione dei sistemi di mobilità, le opzioni di finanza locale, eccetera. E quindi abbiamo cercato, come il primo passo di questo contributo è chiaramente un'analisi, quindi abbiamo cercato di vedere, di leggere queste relazioni in merito a diversi aspetti che sono l'evoluzione demografica, le caratteristiche del tessuto produttivo, le relazioni città-corona, quindi città-comuni limitrofi della città centrale, con varie eccezioni. E una volta completata l'analisi abbiamo cercato di dare dei primi suggerimenti per una politica urbana di area. Quindi partiamo dall'evoluzione demografica. Ci dobbiamo chiedere qual è l'evoluzione demografica delle aree urbane nei paesi a sviluppo economico avanzato. Di solito queste aree urbane presentano delle caratteristiche comuni. E quindi, se ragioniamo per grandi periodi storici, abbiamo una fase di sviluppo accentrato della popolazione, una fase che di solito corrisponde al decollo industriale delle aree, quindi sviluppo industriale e urbanizzazione, cui grosso modo per la Toscana questa fase si colloca negli anni 60-70, cui segue una fase di decentramento di alcune funzioni urbane, a cominciare dalla funzione residenziale. Quindi che cosa succede? A partire dai primi anni 80 per la Toscana, la popolazione comincia a distribuirsi sul territorio, nelle immediate vicinanze delle principali città. Quindi si ha un'inversione dei flussi migratori rispetto a quello che accadeva nell'immediato passato, dove i flussi erano semmai dalla campagna verso le città o le aree di sviluppo industriale, e quindi un ritorno alla distribuzione della popolazione sul territorio, ma una distribuzione molto selezionata, quindi la popolazione va a diffondersi, ma non ovunque, va a diffondersi nelle immediate vicinanze della città. Che cosa succede? Da questo punto di vista l'area pisana presenta queste caratteristiche, quindi presenta lo sviluppo demografico tipico delle aree urbane e semmai presenta anche alcune specificità. Confrontando il fenomeno avvenuto nelle diverse città, in sostanza nelle città capoluogo della regione toscana, abbiamo visto che questo fenomeno del decentramento della popolazione assume particolare intensità nell'area pisana, dove la popolazione della città, dopo aver raggiunto un picco grosso modo negli anni 80, comincia a scendere e viene superata come ammontare complessivo dalla popolazione di quelli che noi chiamiamo i comuni della cintura, quindi i comuni limitrofi al comune centrale, al comune di Pisa. E, ripeto, questa sembra essere una specificità dell'area pisana, perché pur in presenza di questa tendenza al decentramento anche in altre aree urbane, solo nei capoluoghi della regione toscana, solo nel caso dell'area pisana si ha questo sorpasso della popolazione della cintura rispetto a quella della città centrale, e questo evento, questa diversa distribuzione della popolazione ha conseguenze che vedremo successivamente, conseguenze molto importanti sia sui flussi di mobilità giornaliera sia sulle relazioni fiscali esistenti nei diversi comuni dell'area. Abbiamo parlato di decentramento della popolazione. Quindi la città tende a perdere sempre più popolazione rispetto ai comuni che stanno nel suo intorno, e fenomeno meno noto è quello di una trasformazione proprio della popolazione residente in città. Cambiano le caratteristiche di chi vive nel comune centrale, quindi nel comune di Pisa, e di chi vive nei comuni limitrofi, che diventano le aree suburbane, le aree della corona. Nel grafico a barre vedete la diversa provenienza. Il grafico rappresenta le iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, quindi
quindi quante persone hanno cambiato residenza in un decennio circa, dal 2000 al 2009. E è interessante notare che dal punto di vista in termini di valore assoluto sono circa 25.000 le persone che sono uscite, che sono entrate in città, quindi iscritti a Pisa, e sono circa altrettante le persone che sono uscite dalla città. E cambiano le caratteristiche di chi entra e di chi esce, che sono molto diverse. Una prima caratteristica è la provenienza, quindi chi arriva, arriva molto da lontano, perché la quota più interessante, la quota più pesante di questi flussi è rappresentata da iscritti che vengono dalle altre regioni italiane o dall'estero. La quota degli iscritti dall'estero è molto significativa, è legata allo sviluppo dell'attrazione migratoria delle nostre città. E fra i cancellati, chi esce, la quota più significativa, quella più pesante, è quella di coloro che escono per andare a vivere nei comuni della prima cintura. Quindi se i flussi in arrivo in città vengono da lontano, diciamo così, i flussi in uscita in realtà hanno una destinazione molto vicina. Sono persone che escono dalla città per andare a vivere nelle immediate vicinanze della città, quindi probabilmente mantenendo un rapporto molto stretto con la città, che resta il loro luogo di lavoro, il loro luogo di consumo, il loro luogo di svago. Altro aspetto interessante, abbiamo messo a confronto le caratteristiche delle famiglie che si iscrivono, che vengono a vivere in città, con quelle delle caratteristiche che escono. E quindi tra chi arriva, i nuovi residenti della città, prevalgono le persone sole, quindi le famiglie fatte da una sola persona, e di solito sono persone che si muovono quindi alla ricerca di occasioni di lavoro per motivi legati al mercato del lavoro sostanzialmente, mentre fra le persone, fra le famiglie che escono dalla città, prevalgono le famiglie fatte da giovani coppie. E quindi di solito sono persone che si muovono per motivi legati al mercato della casa, e sono persone più giovani di quelle che poi vivono in città, e sono persone che di solito danno origine a delle famiglie, quindi sono giovani coppie che poi avranno figli. Da qui anche questa differenza in termini di composizione per età tra la città e la sua corona urbana, e qui è interessante notare che si capovolge un po' quella che era la caratteristica della città negli anni 70, ecco, dove la città era più giovane rispetto al suo intorno, che era costituita dalla campagna. Oggi la città è mediamente più vecchia del suo intorno, che è rappresentato dalle aree suburbane. Una delle spiegazioni di questa diversa distribuzione territoriale della popolazione sta anche nel diverso livello dei valori immobiliari, quindi di quanto costa accedere all'abitazione nella città centrale rispetto ai comuni limitrofi. E nella carta che vedete in basso è rappresentato un differenziale di prezzo rispetto alla media toscana, quindi fatto 100 la media toscana, e Pisa, che vedete colorato con quell'arancio, sta leggermente sopra la media, e i comuni della corona invece stanno circa un 20% sotto la media, e quindi diciamo il differenziale di prezzo è significativo e è una delle spiegazioni di questi flussi. Allora, passiamo ad analizzare alcuni aspetti del tessuto produttivo. Abbiamo detto, e i flussi migratori ci confermano, che la città perde la sua funzione residenziale a favore delle aree poste nelle sue immediate vicinanze, quindi la città perde residenti. E a questa perdita di residenti, quindi di famiglie che vivono nella città, non corrisponde una perdita di posti di lavoro. La città quindi mantiene e semmai approfondisce il suo ruolo di luogo della produzione. Un indicatore molto semplice che ci piace è il rapporto addetti residenti, quindi quanti addetti troviamo nella città centrale, la città centrale nella nostra analisi è sempre il comune di Pisa, o nei comuni limitrofi che noi chiamiamo la corona urbana. Andiamo a vedere quanti addetti troviamo ogni 100 residenti. L'abbiamo misurato a inizio periodo, quindi al 2001, e a fine periodo, al 2008, e vediamo che la città è sicuramente ha un rapporto più alto, un numero più alto di addetti ogni 100 residenti, e che questa sua caratteristica è andata accentuandosi. Quindi la città perde popolazione,
ma non perde il suo ruolo centrale nello sviluppo economico dell'area. È il polo che traina lo sviluppo economico di tutta l'area e a cui anche i residenti dei comuni limitrofi continuano a fare riferimento. Siamo andati poi a vedere le specializzazioni settoriali, quindi per macrosettori, per vedere se Pisa presentasse delle specificità rispetto ad altre aree urbane. Nell'analisi abbiamo sempre tenuto questa dicotomia, questa differenza tra città centrale e comuni limitrofi, comuni della Corona. E abbiamo confrontato Pisa con Firenze, quindi con l'altra, facendo questo paragone tra due aree metropolitane, seppure anche di diversa consistenza demografica, si tratta comunque delle due aree metropolitane più importanti della regione. E confrontando Pisa con Firenze, quindi, in termini di composizione degli addetti, quindi quali settori produttivi sono rappresentati nella città, che cosa emerge? A Pisa emerge una quota significativa di terziario pubblico. Quindi Pisa risulta meno manifatturiera rispetto ad altre città, ma le città oggi sono molto poco manifatturiere e questo tratto è semmai più tipico delle zone urbane. Rispetto alla presenza media, diciamo, del terziario nelle città centrali, a Pisa è particolarmente pesante, particolarmente evidente la presenza del terziario pubblico, legata alla presenza dell'università, alla presenza di alcune grandi funzioni, alla presenza dell'ospedale, alla presenza del tribunale, alla presenza quindi di funzioni terziarie molto specialistiche, molto avanzate, che svolgono un ruolo fondamentale per il tessuto produttivo della città. E questo dato ci deve far riflettere sul fatto che sulla sostenibilità economica di queste funzioni. Come vedremo meglio successivamente, la permanenza e lo sviluppo futuro, quindi l'arricchimento di queste funzioni, richiede dei bacini demografici adeguati. Se noi andiamo a pesare la presenza di queste grandi funzioni pubbliche molto specialistiche rispetto alla popolazione del solo comune centrale, queste funzioni risultano sicuramente sproporzionate, risultano sicuramente fuori scala rispetto alla dimensione del comune centrale. Questo tratto invece va attenuandosi se noi teniamo conto di tutta la popolazione dell'area pisana. Altro aspetto che abbiamo analizzato è quello della composizione settoriale degli addetti della corona. Che cosa abbiamo visto? Anche qui abbiamo fatto un confronto fra le corone urbane esistenti nella regione toscana. In questo caso emerge, dicevo prima, che le corone di solito sono le aree attorno alle città che continuano ad ospitare le attività manifatturiere, pur in un trend molto generale di continuo declino, di continuo divenimento di queste attività manifatturiere. La corona pisana, quindi i comuni limitrofi alla città di Pisa, sembrano aver perso più di altri però questa loro specializzazione manifatturiera e quindi hanno una spiccata specializzazione terziaria, dove si ha un terziario di vario tipo, dal terziario più comune, quindi legato a tutte le attività commerciali, al terziario privato, probabilmente legato anche alla presenza di nuovi residenti, ad una parte di terziario pubblico. Se dovessimo, diciamo, introdurre un elemento di preoccupazione in questa analisi, questo elemento fa riferimento forse a un possibile eccesso di specializzazione terziaria della corona. Quindi la corona sembra aver perso un po' troppo velocemente rispetto perlomeno a quanto accaduto nelle altre corone urbane della regione, la presenza di attività produttive di tipo manifatturiero. Ora è vero che noi guardiamo ad un'area, diciamo la nostra area di analisi è piuttosto limitata e come vedremo successivamente anche dall'analisi dei flussi pendolari, in realtà l'area pisana si trova molto vicina ad un'area che mantiene la sua specializzazione produttiva manifatturiera, che è l'area della Valdera e del Valdarno inferiore, che hanno dei legami significativi con quest'area.
che è l'oggetto dell'analisi. Abbiamo detto che il metodo scelto per condurre questa analisi dell'area pisana è quello di confrontare, di andare a cercare i fenomeni che si leggono in altre aree urbane e di confrontare laddove è possibile quello che accade nell'area pisana rispetto a quello che accade in altre aree simili. Abbiamo quindi ricostruito, abbiamo fatto un approfondimento su quelle che si chiamano le funzioni urbane. Per funzioni urbane intendiamo delle funzioni di natura, quindi funzioni produttive stiamo parlando, di natura sia manifatturiera sia terziaria, che siano rare. Diciamo, l'aggettivo urbano lo usiamo in questo senso, si tratta di funzioni altamente specialistiche che per tale motivo sono rare sul territorio e che si trovano di solito soltanto nelle città di maggiore dimensione, le città che hanno una dimensione demografica, che hanno un livello di strutturazione in grado di reggere queste funzioni. E abbiamo costruito così dei profili di alcune città toscane, a cui abbiamo aggiunto Milano come termine di paragone. Allora, quel che conta è il numero delle barre che stanno sopra all'1, perché stare sopra all'1 in questo grafico significa essere specializzati in una di queste funzioni urbane. Quindi quanto più alta è la barra rispetto a questo valore 1 e quanto maggiore è il numero delle barre che hanno un valore positivo, tanto maggiore è la specializzazione della città in queste funzioni. In sostanza, ripeto, si tratta di funzioni molto specialistiche, quindi funzioni pregiate, ecco, che possono arricchire l'area e possono farla diventare ancora più attrattiva. Rispetto a questa analisi, vediamo che l'area pisana si colloca in buona posizione. L'area pisana è rappresentata al centro del grafico. Si colloca in buona posizione perché raggiunge un buon livello di specializzazione nell'attività manifatturiera high tech, quindi è noto che l'area sia caratterizzata da una discreta presenza di imprese innovative. E l'area pisana, dicevo, ha una buona posizione anche perché ottiene questa specializzazione in funzioni urbane in più di un settore. Quindi il suo profilo assomiglia di più a quello di una città vera e propria che è plurispecializzata. Per capire che forse è meglio che quello che intendo dire, è utile il confronto con città come Livorno e Siena. Qui per città si intendono sempre le aree, non solo la città centrale. In questi casi la loro specializzazione urbana è spiegata dalla presenza di un settore specifico, che nel caso di Livorno per esempio la logistica, nel caso di Siena è data dai servizi finanziari, quindi la presenza del settore bancario, e questo spiega il loro profilo urbano. Queste città sono città però monospecializzate, mentre riteniamo che sia più forte il profilo di una città plurispecializzata, proprio perché la varietà è una delle caratteristiche urbane. Quindi, una volta analizzate la distribuzione territoriale della popolazione, la distribuzione territoriale delle attività produttive, la diversa specializzazione, andiamo ad analizzare le relazioni esistenti tra il comune centrale e i comuni limitrofi, i comuni della sua corona urbana. Diciamo che le relazioni ce le possiamo già aspettare dalle premesse che abbiamo fatto, quindi se la popolazione tende a distribuirsi nei comuni limitrofi e se i comuni della corona tendono a rafforzare la loro specializzazione residenziale e a perdere funzioni produttive, se al contrario la città centrale tende a rafforzare la sua identità di luogo della produzione e luogo del consumo, ci possiamo immaginare che queste due aree diventino fra loro sempre più interconnesse e che quindi ci siano flussi molto significativi di spostamento giornaliero della popolazione dai luoghi di residenza ai luoghi della produzione, ai luoghi del consumo, ai luoghi dello svago, per poi tornare ai luoghi di residenza. Infatti, se noi facciamo un'analisi dei flussi pendolari, questi sono i flussi pendolari per motivi di lavoro e quindi sono solo una parte della mobilità quotidiana, vediamo che queste relazioni sono molto forti.
Nell'analizzare i flussi abbiamo distinto, oltre che per l'intensità e quello del movimento, anche per la direzione prevalente. E quindi abbiamo distinto i flussi che vanno dalle zone di residenza verso i luoghi, verso i poli attrattori, li abbiamo chiamati flussi unidirezionali, e sono quelli rappresentati dalle frecce nere, mentre i flussi di scambio, quindi che vedono un'intensità di movimento pressoché equivalente in una direzione e anche in quella opposta, li abbiamo chiamati flussi di scambio. E quindi vediamo che cosa succede. La rappresentazione di questi flussi ci fa vedere che le aree residenziali, quindi i comuni limitrofi alla città di Pisa, sono legati alla città da flussi di dipendenza, chiamiamoli. Questo perché sono le zone della residenza e che quindi si muovono verso il polo attrattore che è rappresentato dalla città, mentre flussi di scambio significativi si hanno fra il comune di Pisa e il comune di Pontedera, che non a caso citavo in precedenza come luogo della specializzazione manifatturiera, quindi un luogo che mantiene la sua specializzazione manifatturiera e che probabilmente completa la specializzazione della città, che è prettamente terziaria. Un altro indizio dell'esistenza di forti legami tra il comune centrale e i comuni limitrofi sia analizzando le scelte urbanistiche. Se noi guardiamo alla composizione sia a livello di urbanizzazione dell'area sia alla composizione del tessuto urbanizzato, distinguendo fra tessuto residenziale e tessuto produttivo, e i numeri ci dicono chiaramente che mentre la città, quindi il comune di Pisa, oltre a presentare livelli di urbanizzazione mediamente più alti rispetto al comune di Mitro, che questo è tipico delle aree centrali, presenta una minore quota di tessuto residenziale. E quote piuttosto elevate di tessuto residenziale si riscontrano invece nei comuni di Cascina, nei comuni di San Giuliano, nei comuni di Calci, che sono quindi, diciamo, questi dati ci confermano che si tratta di comuni prettamente residenziali, che hanno un forte legame quindi con la città. E questo legame si riscontra anche se noi facciamo un'analisi fiscale, diciamo un'analisi sulle risorse disponibili dei vari comuni, dove vediamo che nei comuni che abbiamo definito prettamente residenziali, la quota di oneri di urbanizzazione sulle risorse complessive a disposizione degli enti locali è molto più alta, è molto più significativa rispetto a quella del comune centrale. E questo, diciamo, questo è un aspetto molto discusso, su cui c'è stato molto dibattito, e sicuramente un aspetto critico, ecco, quindi questa. Il fatto che le entrate dei comuni dipendano ampiamente dall'utilizzo del suolo, quindi dal livello e modalità di utilizzo del suolo, se non ben amministrato, può dar luogo a delle, diciamo, distorsioni, a delle disparità in un'area che abbiamo visto che è molto legata da queste dinamiche demografiche ed economiche. L'ultimo aspetto che vogliamo analizzare rispetto a questi rapporti città-corona è l'aspetto finanziario. Quindi, lo dicevo in premessa, questa redistribuzione della popolazione, la diversa specializzazione funzionale delle aree ha un riflesso importante sia sulle scelte urbanistiche, come abbiamo visto prima, sia sulle relazioni fiscali fra i vari enti, e soprattutto sulle risorse a disposizione dei diversi enti e sulla domanda di servizio, la domanda di servizi pubblici presente nei diversi luoghi dell'area. Abbiamo fatto delle stime, il grafico più in basso, in cui abbiamo stimato la quota di popolazione residente sul totale della popolazione presente giornalmente. E abbiamo messo a confronto Pisa e Firenze e vediamo che questa quota, la quota di popolazione non residente sul totale della popolazione presente, è molto più alta per il comune di Pisa piuttosto che per il comune di Firenze, ovviamente in termini di composizione percentuale,
proprio perché, per quel motivo che dicevo in apertura, perché il comune di Pisa ha una dimensione demografica piuttosto contenuta rispetto alle funzioni economiche che svolge e quindi attrae molta popolazione dall'esterno, dai comuni limitrofi, molto più in proporzione di quanto accade per il comune di Firenze. E questo crea una pressione molto importante sulle risorse finanziarie dell'ente, tant'è vero che la pressione finanziaria, ossia quanto diciamo, l'ente comune ricava dai propri cittadini in termini di tributi, in termini di tariffe per poter finanziare i servizi pubblici locali, è molto più alto in termini pro capite nella città centrale piuttosto che nella corona. E quindi c'è una disparità nella distribuzione delle risorse che a lungo andare può minare l'equilibrio finanziario del comune centrale, ma l'equilibrio di tutta l'area. Quindi, arrivando velocemente alle conclusioni, perché mi sembra di avervi dato molti spunti, che cosa si può dire se vogliamo fare diciamo, un sunto, un profilo molto sintetico dell'area? Beh, rispondendo alla domanda iniziale, sicuramente i comuni dell'area pisana sono fra loro fortemente interconnessi e costituiscono quindi un'area urbana. L'abbiamo visto dall'analisi delle distribuzioni delle residenze, dei posti di lavoro, dai flussi di mobilità, eccetera. L'area ha sicuramente molti punti di forza, come ho cercato di farvi vedere dalla rappresentazione delle specializzazioni produttive. È un'area sicuramente molto popolosa e demograficamente vivace, come si ricordava già in apertura, è la seconda area metropolitana, la seconda area urbana della regione. Ha un tessuto produttivo di rilievo, in cui sono presenti molte funzioni altamente specializzate, quindi molte funzioni rare che richiedono anche competenze specialistiche elevate. È un'area che ha una buona attrattività turistica. È un'area che ha un buon posizionamento strategico rispetto a grandi infrastrutture di trasporto, quindi è un'area che ha molte potenzialità. È un'area che soffre, diciamo, al pari diciamo, di quello che accade in altre aree urbane che sono funzionalmente collegate e frammentate però dal punto di vista amministrativo, quindi degli strumenti di governo, è un'area che soffre di questa frammentazione amministrativa. Quindi il potenziamento di strumenti di governo di tutta l'area, sicuramente la frammentazione, consentirebbe sicuramente di avere dei risultati positivi. Quali possono essere questi risultati positivi? Beh, sicuramente si supererebbero tutte le inefficienze tipiche delle aree frammentate e quindi ad esempio la concorrenza tra i diversi enti per attrarre le funzioni più redditizie sul loro territorio, quindi una distorsione delle scelte urbanistiche, chiamiamola così. Lo scollamento tra utilizzatori e finanziatori dei servizi pubblici locali, quindi quello che vi facevo vedere prima, la presenza di popolazione non residente che non contribuisce al finanziamento dei servizi, la disparità nell'accesso ai servizi, la duplicazione di costi per alcuni servizi di base, il mancato governo dei flussi di mobilità, eccetera. Quindi, potenziamento di strumenti di governo sopralocale consentirebbe di limitare alcuni di questi aspetti negativi. E l'obiettivo è quello di rendere più attrattiva l'area, come dicevo in precedenza, l'obiettivo è quello di rendere certa la sostenibilità anche finanziaria di alcune funzioni di pregio già presenti e di rendere ancora più attrattiva l'area. Quali gli strumenti utili? Sicuramente da quelli più tradizionali della concertazione tra gli enti, a quelli più nuovi che mi sembra che i comuni dell'area stiano anche tentando di implementare, di unificazione delle procedure, omologazione degli strumenti, dei regolamenti e ci si potrebbe spingere oltre fino alla messa in comune delle basi fiscali e in alcuni casi alla revisione dei confini istituzionali. Grazie. Allora, cerchiamo di vedere rapidamente appunto quelle che sono state le valutazioni essenziali nell'affrontare questo sistema della mobilità e delle infrastrutture. Per
quanto riguarda le caratteristiche della domanda, credo che merita un attimo sottolineare questi aspetti salienti. Siamo in presenza di circa 500.000 spostamenti giornalieri che avvengono in quest'area. Il 40% sono spostamenti, diciamo, sistematici, il 60% sono spostamenti giornalieri occasionali. E da qui anche la difficoltà, quindi essendo occasionali, a governarli appunto con le forme più tradizionali alternative all'uso dell'auto, che è il mezzo prevalente. Infatti nell'area pisana è molto elevato il tasso di motorizzazione, sono 62 auto ogni 100 abitanti. Questo i dati sulla mobilità. I flussi veicolari confermano altrettanto questa pressione elevata che abbiamo nell'area, una pressione che si concentra prevalentemente verso la città di Pisa, e sono 230.000 spostamenti al giorno che entrano ed escono da questa città. Pisa praticamente a livello regionale è la città che presenta il più alto valore di attrazione, inteso come viaggi al giorno in ingresso rispetto agli abitanti residenti, e lì trovate appunto questo rapporto 1,2 di fatto. Quindi è una città che va oltre il doppio della popolazione residente nel giorno ordinario, e da qui appunto i problemi di densità di domanda che ne derivano. Qui c'è un'immagine che vorremmo mettere per evidenziare alcuni aspetti. Noi siamo in presenza di un sistema della mobilità appunto che rispetto al passato intanto ci evidenzia delle novità, e nell'affrontare quindi le proposte progettuali noi abbiamo inteso valutare questi aspetti. Il primo aspetto riguarda che nel 2011 la mobilità complessiva, ci dice Isfort a livello nazionale, è ridotta del 14% rispetto al 2010, perché evidentemente la crisi che morde si fa sentire sulla mobilità. Praticamente siamo tornati al livello del 2005 come livelli di mobilità. Però nello stesso tempo questi dati che vedete ci evidenziano anche come sia possibile, molto probabilmente appunto, intendere il sistema della mobilità in modo anche alternativo a quello che è l'uso dell'auto, perché come vedete le realtà italiane, in questo caso solo Venezia, che ha 41 auto ogni 100 abitanti, è vicina ai valori di altre città europee, mentre le nostre realtà italiane, che sono state inserite in Roma e Milano, giusto per paragonare delle grandi città, vanno a valori di parco circolante nettamente superiori, e poi vedete il posto della nostra area pisana. Quindi noi pensiamo che, a parte la crisi economica, che quindi deve far riflettere su come impostare il sistema della mobilità, anche muoversi in un'area per quanto vasta come quella pisana è possibile farlo utilizzando diversamente i sistemi di trasporto pubblico. E come allora quindi agire? Gli obiettivi strategici per la domanda. Qui c'è subito un aspetto importante da valutare. Noi sappiamo che per valorizzare un territorio abbiamo bisogno di attrarre maggiore domanda, quindi non possiamo limitare la domanda che abbiamo oggi, né tantomeno disincentivarla. La domanda va aumentata, deve essere la zona attrattiva per essere anche valorizzata. Però è evidente che qui c'è un ragionamento subito da fare sulla ripartizione modale degli spostamenti. Dobbiamo utilizzare anche e soprattutto altri sistemi di trasporto, perché come abbiamo visto oggi sono fortemente incentrati sull'uso dell'auto. Per quanto riguarda poi gli obiettivi più strategici a cui le nostre reti di trasporto nell'area si devono connettere, sono quelli che vedete evidenziate: la connessione con il corridoio appenninico, l'autostrada A1, la direttrice ferroviaria di alta velocità e alta capacità, la connessione con l'altro corridoio tirrenico, l'autostrada A12, la linea ferroviaria tirrenica, e poi i grandi hub, cioè il porto di Livorno, l'aeroporto di Pisa. Questi sono i nostri punti di riferimento. Naturalmente in questo sistema noi dovremo cercare di muoversi in quella filosofia, in quel concetto che è la smart city, cioè una città intelligente dove appunto la mobilità non può essere
semplicemente un incremento che va a calarsi su quelle reti che possono creare anche congestione. Deve essere una mobilità intelligente che non penalizza il territorio, scusate, che non penalizza il territorio, e quindi su questo si intende appunto incentrare gli interventi che prevediamo. Per quanto riguarda in particolare le reti, il trasporto pubblico e la ferrovia in questo caso, perché è evidente che per interconnettersi con i due corridoi il ruolo della ferrovia Pisa-Firenze è del tutto decisivo, come pure la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Queste sono le due grandi infrastrutture che ci devono interconnettere a questo sistema. Le azioni, e qui veniamo su, per quanto riguarda gli interventi, sulle componenti di questo sistema di mobilità. In primo luogo si tratta quindi di riqualificare e mettere in sicurezza i sistemi esistenti, cioè perché questo è un aspetto non secondario, e quindi non solo la SGC FIPLI, ma anche quello che riguarda la viabilità ordinaria. Naturalmente completando quei progetti che sono già stati individuati, come la variante nord-est, altri limitati interventi sulla viabilità locale, che vanno completati certamente, ma vanno completati anche in questa logica di riqualificazione della rete esistente. Per quanto riguarda le intersezioni, con particolare attenzione, perché sono i nodi in particolare di questa rete che ne determinano i limiti di capacità, e quindi è su questo che dobbiamo cercare di ottimizzare per migliorare il livello di sicurezza. Infine l'altro aspetto, il trasporto pubblico, abbiamo detto. Il trasporto pubblico è importantissimo perché può essere un sistema alternativo estremamente efficace. E qui però dobbiamo anche in questo caso valutare. Come vedete, ad esempio per il servizio ferroviario, e questo sarà un aspetto che dovrà essere approfondito, noi abbiamo bisogno di ragionare in termini di programmi di esercizio, ossia del fabbisogno dei collegamenti e dei tempi di percorrenza, perché come sappiamo su due binari possono correre treni a distanza di pochissimi minuti, è il caso delle metropolitane, come pure possono correre molti meno treni, è il caso della nostra linea, perché le differenti composizioni dei treni, i diversi tempi di percorrenza dovuti alla pesantezza del materiale rotabile, eccetera eccetera, condizionano la capacità del binario. Quindi noi dovremo capire finché su questi aspetti si può agire, perché è evidente che se parliamo quadruplicamente ad esempio di una ferrovia come la Pisa-Firenze, questo ha un impatto economico onerosissimo. Se si parla di materiale rotabile, la soluzione probabilmente è decisamente più alla portata. Quindi in questo senso si tratterà di ragionare, in questo caso con ferrovie, in particolare con la regione toscana, per capire quali possono essere immagini di ottimizzazione su questo tipo di realtà. Insieme al trasporto pubblico, diciamo, di area e l'interconnessione a livello regionale, abbiamo già una serie di progetti in corso. Il People Mover per quanto riguarda il collegamento tra la stazione centrale e l'aeroporto, e il collegamento rapido tra Piazza Vittorio, il centro di Pisa, e l'ospedale di Cisanello, come pure il riuso del sedime della linea tranviaria Pisa Litorale e la realizzazione di una rete di trasporto pubblico per l'area pisana. Quest'ultima, lo vedremo in particolare, è già un progetto, anche questo, che sarà inserito nel prossimo lotto unico per i servizi di trasporto pubblico che la Regione intenderà sta predisponendo nel corso del 2013. Andando avanti e vedendo appunto un dettaglio per quanto riguarda il progetto dell'area pisana, che come dicevo prima è un progetto che è già inserito nel lotto di gara, noi abbiamo attualmente per il trasporto pubblico una rete di circa 4.650.000 km all'anno. Il progetto appunto prevede un incremento a 5.800.000, un incremento quindi del 24%, e come vedete è molto importante in questo sistema andare a vedere quelli che saranno appunto anche
gli aspetti economici, perché è un sistema che ha bisogno di un contributo di 9,3 milioni di euro all'anno. Sarà un sistema che prevede una tariffazione unica e quindi permetterà di agire sul comparto della mobilità dell'area, perché rispetto a quel numero di auto che abbiamo visto in ingresso a Pisa, circa il 60% proviene dai comuni della cintura. Quindi abbiamo bisogno assoluto di agire su quella quota per migliorare la capacità della rete e soprattutto per avere questo split modale, questa, diciamo, deviazione, questo spostamento della domanda su sistemi di trasporto di minore impatto. Un altro aspetto, e qui un accenno molto rapido per vedere appunto la configurazione della rete urbana, che di fatto quindi dal litorale toccherà appunto poi tutto il territorio, quindi in un sistema unificato. Oltre a questo, appunto, dicevo, sempre rimanendo nel sistema del trasporto a minore impatto, senz'altro un ruolo potrà avere anche la rete ciclabile. Su questo i comuni hanno già fatto, stanno facendo importanti cose. Si tratterà in questo lavoro di mettere a sistema quello che è già previsto per certi aspetti, ma anche di rafforzarlo nei suoi contenuti, soprattutto nel suo effetto rete sul territorio, agendo sostanzialmente su tre componenti: la rete extraurbana, la rete urbana e la rete, se vogliamo, cicloturistica. Sono tutte componenti che in un sistema pianeggiante come il nostro possono veramente, come ci evidenziano esperienze anche europee, concorrere in modo decisivo ad attenuare gli impatti sulla viabilità. Una viabilità che, come ho detto, non è che deve rimanere ferma, va riqualificata, ma giusto per fare un esempio, la stessa rete extraurbana delle strade, soltanto la sua messa a norma con la realizzazione di una banchina laterale come prevede la normativa consentirebbe da una parte di avere un livello di sicurezza della strada migliore dell'attuale e dall'altra di avere anche un corridoio percorribile a livello ciclabile. Quindi ci sono aspetti che dovranno essere valutati in questo senso proprio per migliorare in modo funzionale l'intero sistema e quindi per avere effetti tra di loro che possono determinare questa alternativa all'uso dell'auto, perché poi il nodo centrale che noi abbiamo è questo. La stessa rete ciclabile negli ambiti urbani dovrà invece affrontare un altro problema, quello ad esempio della sosta lungo strada. Normalmente nei centri urbani dal 60 al 70% della capacità di sosta si realizza lungo strada. È evidente che scegliere l'opzione di una rete ciclabile vuol dire anche dimensionare quegli interventi necessari a recuperare aree di sosta congrue rispetto ad una rete che va comunque realizzata. E questo è e sarà, penso, un altro tema importante da valutare. Ripeto, che va ad inserirsi su interventi già in atto. Cito l'esempio di Pisa giusto per dare un'idea, visto che è la città più compressa, la parte più compressa. Degli attuali circa 30 km di rete ciclabile, il piano della mobilità prevede di passare in ambito urbano a 70 km, cioè il progetto di rete da 70 km, che con la parte extraurbana raggiungerà i 100 km. Quindi questo è giusto per dare un'idea come su questi argomenti si stia già lavorando e ci siano già delle proposte definite. Andando avanti troviamo questa semplice immagine che ora purtroppo non si può più di tanto commentare data la scala, ma che trovate tra i materiali, dove sono stati elencati sostanzialmente tutti i temi strutturali che ho appena accennato in modo molto sintetico, ossia sono riportati sia gli interventi strutturali già progettati, cito la variante nord-est, oppure tutti quei temi che possono rappresentare anche da un punto di vista di infrastrutture viarie tutta una serie di problematiche, vedi il
il corridoio dell'Aurelia con gli interventi previsti sulle intersezioni per una sua fluidificazione, vedi i problemi legati agli attraversamenti dei centri urbani, come la Toscano-Romagnola per quanto riguarda l'asse del comune di Cascina, piuttosto che la Vicarese o anche il comune di Vecchiano, che hanno i centri urbani attraversati da viabilità di scorrimento che senz'altro condizionano in modo significativo la qualità urbana di quei territori. Quindi questi costituiscono a tutti gli effetti dei temi su cui dovremo nei prossimi mesi lavorare per individuare quelle soluzioni migliori che possono permettere da una parte di sgravare dagli impatti di traffico attuale che abbiamo sulla viabilità, ma dall'altra anche di creare quelle condizioni che in previsione anche di maggiori livelli di domanda siano in grado di raggiungere uno split modale diverso, cioè un uso dei trasporti alternativi diverso. In Toscana il trasporto pubblico, treno e bus, assorbe solo il 9% degli spostamenti giornalieri. È evidente che questa quota va assolutamente incrementata. E per quanto riguarda la realtà di Pisa, credo che ci siano tutti i presupposti, anche perché partiamo direi da una tradizione per certi versi positiva, perché vale la pena ricordare che nel progetto ad esempio sull'area pisana che abbiamo presentato abbiamo potuto usufruire da parte della regione di un riconoscimento proprio perché in questo caso la rete urbana di Pisa insieme alla rete urbana di Prato sono le reti che da un punto di vista di utenti per chilometro percorso e di ricavi per chilometro percorso raggiungono i migliori risultati su scala regionale. Quindi ci sono risultati senz'altro molto positivi su questo territorio, ma che vanno assolutamente ulteriormente spinti in avanti per determinare appunto quelle condizioni favorevoli che dicevo prima. Grazie per l'attenzione. Sito sostanzierà una serie di ipotesi che stanno dietro la mappa che vedete qui, numerosi interventi previsti e parzialmente progettati, quelli che sono in fase di studio attualmente. Diciamo, l'intervento di Ferigna ha spiegato molto bene perché abbiamo messo al centro della nostra attenzione il tema dell'accessibilità dell'infrastruttura tranviaria e di connessione. Io passerei all'intervento successivo, il quale illustra, diciamo così, un progetto che è in corso e che consente non solo di costituire, di dare nuovi argomenti agli studi a cui faceva riferimento prima, ma di costituire anche la base per un futuro osservatorio permanente sulla mobilità. È un progetto pilota che sta sviluppando anche in altri ambiti del Comune di Pisa. Intanto che carica mi presento, sono Salvo Rinzivillo, sono un ricercatore dell'ISTI, del CNR qui a Pisa. Come te lo diceva Sardo all'inizio della presentazione, io faccio parte di un laboratorio dell'ISTI, che è Knowledge Discovery and faccio parte del laboratorio di Knowledge Delivery and Data Mining, che è un laboratorio congiunto tra ISTI, CNR e il Dipartimento di Informatica. La responsabile del laboratorio è Fosca Giannotti, che non è potuta essere presente oggi perché è invitata all'estero ed è in missione. E qui trovate riferimenti, comunque riferimenti eventualmente se avete chiarimento o altri approfondimenti li trovate anche sul documento che era disponibile dal sito che ho mostrato Sardo all'inizio. La missione del nostro laboratorio è quella di sviluppare tecniche, metodi e strumenti per l'analisi di nuove forme di dati. Queste nuove forme di dati, in particolare stasera, ci focalizziamo sui dati di mobilità. Il laboratorio è stato negli ultimi 10-12 anni un punto di riferimento internazionale per quanto riguarda l'analisi dei dati di mobilità. Dati di mobilità che provengono da diverse sorgenti dati, quindi dalle tracce dei telefoni cellulari, dalle tracce dei veicoli con dispositivi GPS, eccetera. In particolare, negli ultimi anni abbiamo sviluppato anche diverse collaborazioni con grandi industrie
industrie che si occupano di raccolta di questo tipo di dati, ad esempio Wind, l'operatore telefonico nazionale, Orange in Francia, una fondazione a Barcellona, e all'interno del comune di Pisa noi abbiamo attivi al momento due progetti pilota abbastanza simili fra di loro. Uno è per la realizzazione di un osservatorio di flussi turistici all'interno della città, che si è concluso a breve ed è stato presentato lo scorso dicembre, e un altro progetto pilota è questo qui dell'osservatorio della mobilità a Pisa. L'idea che sta alla base di questo progetto è quello, diciamo, contiene un po' le linee guida delle parole chiave Smart Cities, ovvero cercare di ottenere una comprensione quanto più ampia possibile dei vari fenomeni di mobilità, cercando di integrare le diverse fonti dati che sono disponibili all'interno del territorio. Quindi, da un lato, quindi tutte le attività che le persone fanno all'interno del territorio, e in modo tale da abilitare quello che noi chiamiamo un osservatorio permanente della mobilità. Diciamo, il ruolo dell'osservatorio qual è? È quello di cercare di mettere assieme in una maniera quanto più trasparente possibile per il decisore a diversi soggetti di dati che sono disponibili, quindi ad esempio le sorgenti che sono presenti sul territorio. Prima si accennava ad esempio al rilevamento del traffico dei veicoli nella cintura della città, ma anche ad esempio le statistiche dei parcheggi, dei veicoli nelle aree di parcheggio, informazioni demografiche per quanto riguarda i residenti, i pendolari, i flussi migratori e così via. E la nostra specializzazione come laboratorio è quella di includere in questo quadro conoscitivo anche nuove forme di dati, ad esempio dati che provengono dall'utilizzo dei telefoni cellulari in mobilità, quindi ad esempio quando andiamo in giro e mandiamo mail o facciamo foto e così via. L'idea è quella di utilizzare questi fenomeni di dati per cercare di dare appunto questo contributo, una base di conoscenza, un'infrastruttura di conoscenza per il decisore, sia da un punto di vista di pianificazione, il topic di cui parliamo stasera, ma sia anche per una fase di monitoring continuo della mobilità. Visto i tempi ristretti, vi faccio vedere giusto qualche esempio di alcune delle analisi che abbiamo effettuato sui tipi di dati che sono più promettenti dal nostro punto di vista. Quindi, in particolare, dati GSM, ovvero i dati della telefonia mobile, e dati veicolari raccolti con dispositivi GPS. Per quanto riguarda i dati GSM, che accennavo prima, è il progetto di osservatorio della realizzazione dell'osservatorio turismo a Pisa si è concluso a breve, e in pratica uno dei risultati principali che abbiamo fornito per il comune è stata la realizzazione di questo osservatorio come un punto di concentrazione e integrazione di diverse forme di dati. In particolare per i dati GSM quello che abbiamo fatto è stato realizzare una sorta di profilatore, ovvero uno strumento automatico che dall'analisi delle abitudini di chiamata delle diverse persone presenti nell'area riesce a distinguere ad esempio il profilo dei residenti, quindi delle persone che sono per la maggior parte del tempo presenti sul territorio urbano, sul territorio amministrativo della città, rispetto ai pendolari, quindi alle persone che arrivano soltanto nelle ore lavorative e poi ritornano nei loro comuni di residenza, e in più i profili dei visitatori. In parte i risultati sono in linea con le stime che avevamo visto anche dalle presentazioni precedenti sia di Tages che dell'IRPET, quindi una popolazione di Pisa che fluttua in maniera considerevole con l'apporto dei pendolari, ma è anche considerevole il flusso dei visitatori, ovvero di delle persone che vengono per brevi periodi di tempo, quindi un giorno o meno, per visitare la città. Ad esempio, un'analisi simile l'abbiamo ripetuta a questo scorso
d'inverno, lo scorso autunno, per l'analisi delle presenze dei visitatori a Lucca Comics. Quindi si vede, come ad esempio dal grafico in basso, la presenza di visitatori media all'interno della città di Lucca, indicata con le barre rosse, in pratica viene quintuplicata per gli ingressi che arrivano solo per questo evento in quel fine settimana. Per quanto riguarda, tornando ai dati GPS, noi abbiamo a disposizione una partnership con Octo Telematics, che è un'azienda che raccoglie dati di mobilità per le agenzie assicurative. In pratica alcuni veicoli sono dotati di un dispositivo GPS che raccoglie gli spostamenti del veicolo e questi spostamenti vengono utilizzati dall'agenzia assicurativa per creare un profilo del guidatore e quindi per avere una stima più precisa di rischio. In particolare noi abbiamo avuto accesso a questo tipo di dati in collaborazione con Octo, e sono sulla regione toscana circa 160.000 veicoli dotati di questo dispositivo, per un totale di circa 20 milioni di viaggi in un mese, in particolare in maggio 2011. Da questo tipo di dati quindi noi abbiamo sviluppato una serie di tecniche che sono descritte in dettaglio nel documento che era linkato all'inizio da Sardo. Quindi vi faccio vedere giusto una carrellata delle potenzialità di questi dati e di come possono dare un contributo alla pianificazione del territorio. Ad esempio in questa figura vedete quelli che noi chiamiamo percorsi di accesso alla città, ovvero definita un'area di interesse, in questo caso il confine amministrativo della città di Pisa, automaticamente dall'analisi di queste tracce GPS è possibile definire una serie di percorsi diversi che i veicoli, quindi gli individui, scelgono per entrare in città. Chiaramente ognuno di questi percorsi in figura è rappresentato con un colore diverso, quindi abbiamo ad esempio un flusso di persone che arriva da San Giuliano Terme, qualcuno che un flusso che arriva da Lucca, tanti arrivano ad esempio dall'autostrada, arrivano a Pisa e poi vanno a finire verso Marina di Pisa. Questa era un'analisi fatta durante un periodo estivo, quindi intorno a luglio. Il flusso ad esempio che arriva da Cascina, Navacchia in questo caso, e gli altri flussi. Uno dei vantaggi di questo tipo di dato è che è possibile analizzare fenomeni così particolari da diversi punti di vista. Ad esempio i flussi principali possono essere caratterizzati per il profilo temporale, quindi ad esempio abbiamo che il flusso che arriva da San Giuliano Terme ha due picchi, uno la mattina e l'altro la sera, quindi ad indicare sostanzialmente flussi prevalentemente di pendolari, quindi che tendono ad andare in città durante le ore di ufficio e ritornano analogamente, mentre ad esempio per quanto riguarda il flusso che va verso il mare abbiamo una concentrazione verso le ore serali, perché lungo Tirrenia e lungo durante il periodo estivo abbiamo un flusso di rientro dal mare in questa fascia post pomeridiana, oppure anche durante le ore serali. Un'altra dimensione di analisi che è possibile avere da questo tipo di dati è la distinzione tra movimenti sistematici e movimenti occasionali. Per semplificare un po' il concetto, quello che facciamo sostanzialmente è considerare le tracce di un singolo individuo, quindi ad esempio qui vedete rappresentato gli spostamenti di uno dei veicoli al variare del tempo, quindi il tempo va in verticale, sostanzialmente in questo grafico sono raggruppati tutti gli spostamenti di una persona in un intero mese, e da qui è possibile distinguere questi comportamenti sistematici dagli occasionali. Ad esempio questo flusso di spostamenti in verde sostanzialmente rappresenta un movimento che viene fatto ripetutamente durante tutto il periodo di osservazione, in cui questo veicolo parte da casa, va a lasciare qualcuno, probabilmente i bimbi a scuola, poi riparte per andare al lavoro, rimane al lavoro con variabilità magari durante tutta la giornata, nel pomeriggio
subito dopo pranzo, riprende la macchina, arriva a prendere i figlioli a scuola e quindi poi ritorna a casa. Più altri, diciamo, nell'intorno di questi viaggi occasionali ci sono tanti movimenti occasionali, quindi una volta va a visitare una locazione diversa, una volta va al supermercato e così via. Questo tipo di distinzione ci permette di caratterizzare i flussi che vedevamo prima, ad esempio, quindi per questo indice di sistematicità o di occasionalità. Quindi, ad esempio, possiamo definire quello che noi chiamiamo un indicatore di sistematicità, cioè una misura statistica che ci permette di dire ognuno dei flussi che abbiamo identificato con quale rapporto di percorsi sistematici contiene. Quindi, ad esempio, il flusso che arriva da San Giuliano, in questo caso, ha un rapporto di pendolari circa il 40%, mentre i flussi che arrivano dalle autostrade hanno un'incidenza di sistematicità molto più bassa. Diciamo, questo tipo di risultato per il pianificatore crediamo possa essere utile, ad esempio, per la pianificazione del trasporto pubblico di cui si accennava prima, e che permette, diciamo, di catturare questi flussi ripetitivi e comunque molto molto predecibili. Quindi qui abbiamo visto sostanzialmente due aspetti: un aspetto di comportamenti locali, quindi percorsi di accesso, comportamenti individuali, quindi spostamenti sistematici occasionali. Un altro aspetto riguarda analisi di più largo respiro, considerando movimenti collettivi delle persone. All'inizio della presentazione si era fatto riferimento al fatto che i confini amministrativi sostanzialmente vengono prevaricati dalle attività che facciamo ogni giorno. Bene, diciamo, noi ci siamo posti la domanda di capire se osservando solo la mobilità è possibile identificare questo tipo di bordi territoriali. Quello che abbiamo fatto allora sostanzialmente è stato prendere il territorio, ve lo schematizzo qui un pochettino con un'animazione per cercare di farvi capire il concetto e poi vi mostro il risultato alla fine. Quello che abbiamo fatto è stato suddividere il territorio in diverse zone, quindi ad esempio noi abbiamo utilizzato le zone ISTAT, le zone del censimento per caratterizzare il territorio. Dopodiché, per ognuna di queste zone noi valutiamo il numero di spostamenti dall'una all'altra, ovvero date due zone valutiamo qual è il volume, il flusso di spostamenti di veicoli da una zona verso l'altra. Nell'esempio, a una freccia più grande corrisponde un flusso maggiore, a una freccia più piccola corrisponde un flusso minore. Diciamo, una volta valutato questi flussi per tutte le zone ISTAT, quello che abbiamo fatto è stato raggruppare assieme queste zone in base al flusso che le accomuna. Immaginate che queste zone siano libere di fluttuare, diciamo, nello spazio, e ognuna di queste frecce rappresenta una forza di attrazione che spinge le zone connesse da frecce più grosse l'una verso l'altra, mentre le altre rimangono, diciamo, inalterate. Quello che succede è che le zone che hanno un'alta mobilità interna tendono ad aggregarsi, mentre le zone con bassa mobilità rimangono sostanzialmente separate. Alla fine quello che facciamo è, diciamo, raggruppare queste zone in aree comuni e otteniamo come risultato una partizione diversa del territorio, quindi un'aggregazione di zone ISTAT in base alla mobilità. Questo è uno dei risultati che abbiamo ottenuto considerando la mobilità solo dell'area pisana e il circondario. Sostanzialmente, ripetendo questo esperimento, abbiamo trovato ad esempio che il bacino, diciamo, che viene discusso stasera, quindi Pisa, Cascina, Calci, San Giuliano, Vecchiano e Vico Pisano, sostanzialmente rientrano a far parte di quello che noi chiamiamo un bordo territoriale a sé, quindi sostanzialmente la mobilità all'interno di quest'area è tanto maggiore rispetto alla mobilità che esiste fra le due aree. Diciamo, il metodo applicato sostanzialmente fa emergere altri luoghi notevoli sostanzialmente della zona, quindi ad esempio Lucca, Capannori e, insomma, tutta la Lucchesia, la Versilia,
la Valtera, Livorno, Polesalvetti e così via. Diciamo, inoltre noi abbiamo ripetuto questo tipo di approccio non soltanto per quanto riguarda l'area pisana, ma anche differenziando questo tipo di aggregazione durante i giorni feriali, i giorni festivi, zone lavorative, considerando solo spostamenti sistematici occasionali. E un'altra analisi che abbiamo fatto è stata quella di estendere questo tipo di approccio all'intera regione. In particolare, diciamo, quello che abbiamo trovato è una partizione, diciamo, per una, come dire, una proposta di nuove province che è un po' alternativa a quella a quelle esistenti. Quindi ad esempio qui sulla destra abbiamo i confini provinciali come esistono adesso e, diciamo, aggregati per colore invece diciamo, quello che emerge dall'analisi della sola mobilità. Infine, diciamo, per concludere, uno dei percorsi che abbiamo intrapreso all'interno di questo progetto pilota è quello di cercare di definire quello che noi chiamiamo un atlante della mobilità, ovvero, diciamo, una serie di analisi, statistiche, infografiche, come ad esempio come quelle mostrate qui, che permettono di raccontare, diciamo, la mobilità di una città in un periodo di osservazione. Quindi ad esempio in questo caso, diciamo, l'atlante per ogni città si compone di due pagine, in una in cui abbiamo, diciamo, la mobilità interna della città, quindi come si distribuiscono i movimenti all'interno della città. Invece sulla seconda pagina abbiamo il rapporto della mobilità della città con il resto del mondo, quindi, diciamo, con in questo caso i comuni confinanti. Quindi si vedono i flussi principali in ingresso, ad esempio qui a Pisa, dalla provenienza e così via, il rapporto pendolari e il rapporto sistematici e occasionali. Diciamo, questa parte della mobilità, come si diceva all'inizio, per noi, diciamo, lo consideriamo come il primo passo verso la realizzazione di un osservatorio permanente della mobilità, ovvero di uno strumento che è in grado di automaticamente aggregare questo nuovo tipo di dati in modo tale da avere una visione dell'evoluzione della mobilità sia nel passato, cioè sia dal passato al presente, quindi capire come si evolve la mobilità stessa, ma anche come strumento di monitoring per il brevissimo periodo, quindi per capire le variazioni di mobilità, ad esempio, come accennavo prima, tra giorno feriale, giorno festivo, grandi eventi, congressi e così via. All'interno, diciamo, di questo scenario, diciamo, noi utilizziamo anche diverse altre iniziative che sono in corso all'interno del laboratorio, quindi in particolare progetti europei e altri progetti regionali, con l'idea, diciamo, ci siamo dati come obiettivo quello di realizzare un laboratorio di osservazione della mobilità basato su un reclutamento di diversi volontari tramite un'applicazione su smartphone che, diciamo, permette al volontario chi partecipa allo studio di raccogliere le proprie abitudini di mobilità, quindi non dare soltanto un contributo su mi muovo da questo luogo a questo luogo, ma anche un coinvolgimento maggiore in cui il volontario dice ad esempio mi muovo da questo luogo a questo luogo per questo motivo, per questo tipo di attività e così via. L'idea è quella di realizzare, diciamo, il primo esperimento, diciamo, a nostro avviso, diciamo, in Europa per un laboratorio, diciamo, a cielo aperto della mobilità. Ci sono anche diversi spunti e credo anche che potrebbero essere disponibili attraverso questo strumento. Io adesso partirei alla relazione, intervento di Oscar Gabbi, raccomando anche a lui la massima brevità, una relazione che troverete tra i tre documenti. Lui si concentrerà soprattutto sugli aspetti, diciamo così, più ambientali, due tra gli aspetti più importanti, quello delle risorse idriche, delle problematiche legate alle risorse idriche, disponibilità e necessità, anche come limite, se volete, da un lato, e dall'altra la questione invece dell'energia urbana e dei rifiuti, altro tema, diciamo, fondamentale e importante. A chiusura toccherà poi Gabriele Verzi illustrare il contenuto del documento preliminare di progettazione. Mi raccomando.
In questo documento che nel quale avete trovato esposto il link all'inizio della presentazione di Giuseppe Sardu, troverete alcune indicazioni che riguardano il settore dell'acqua e il settore dei rifiuti. Sono settori nei quali la pianificazione non è carente, soprattutto nel settore idrico ci sono, per quanto riguarda l'area pisana, numerosi strumenti di pianificazione che tra l'altro è un sistema sicuramente maturo, perché sono 10 anni che è stato attivato il servizio idrico integrato e Acque Spa in questo territorio gestisce non solo i comuni dell'area pisana ma anche il territorio dell'ambito territoriale numero 2 Basso Valdarno. Sulla parte idrica abbiamo una pianificazione che parte dal livello regionale e quindi abbiamo il piano di tutela delle acque. Andando diciamo sempre sulla parte acqua e difesa idrogeologica c'è il piano di bacino, che però riguarda anche le fonti di approvvigionamento idrico. Poi si arriva al piano d'ambito, che è lo strumento con il quale a partire dal 2002 è pianificata la gestione del servizio idrico integrato. Sul settore dei rifiuti abbiamo anche qui una pianificazione che parte dai piani provinciali, dai piani interprovinciali, arrivare fino al piano d'ambito, al piano strutturale straordinario che riguarda l'autorità che si occupa della gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, quindi sarebbe l'ATO Toscana Costa. Sono numerose le competenze che vengono svolte dalle autorità e devo dire che non è stato semplice estrarre alcuni elementi di interesse dell'area pisana, perché effettivamente sia per quanto riguarda gli investimenti che le previsioni di piano siamo sicuramente ad un livello molto approfondito in documentazione che poi è stata raccolta in qualche maniera sintetizzata nel documento che vi presento. Per darvi un'idea della differenza fra l'ambito territoriale di gestione dei rifiuti e l'ambito territoriale dei servizi idrici, vedete in questa slide che mentre dal punto di vista dei servizi idrici abbiamo un comprensorio che comprende una provincia, la provincia di Pisa e qualcosa della provincia di Firenze, sul settore rifiuti invece le province partono dalla provincia di Livorno a sud, compresa l'isola d'Elba, fino ad arrivare alla provincia di Massa a nord, quindi un territorio sicuramente più importante. Nel documento, ora cerco di accelerare per non far perdere troppo tempo, non dilungarmi troppo sui dettagli, nel documento abbiamo praticamente fatto una ricognizione sul materiale disponibile e sono emersi alcune indicazioni che possono essere oggetto di approfondimenti successivi. Partiamo con la parte di risorse idriche. Nel settore acquedotto abbiamo detto che la popolazione residente è di circa 200.000 persone. In effetti è stato detto in precedenza che poi fra la popolazione residente e la popolazione presente c'è una notevole differenza, perché abbiamo 200.000 residenti e si parla di 300.000 circa persone che tutti i giorni sono presenti a livello di area pisana. Perché dobbiamo aggiungere ovviamente alla popolazione residente la popolazione universitaria, il turismo, e quindi questa componente diventa veramente importante. Le utenze servite per il settore dell'acquedotto sono circa 90.000 utenze e sono distribuite come vedete in questo grafico. Dal punto di vista del volume immesso in rete a livello di area pisana, ogni anno
immettiamo in rete circa 25 milioni di metri cubi d'acqua e di quest'acqua ne vengono distribuite all'utenza 14 milioni di metri cubi. La differenza sono perdite idriche che vengono calcolate secondo un decreto ministeriale, non è tutta acqua persa dalle reti idriche, è anche acqua di processo che viene usata per altri usi, ma a livello di area pisana le perdite calcolate con questi criteri sono dell'ordine del 34-22%. Il motivo per cui non si riescono a queste perdite idriche sono così importanti e diciamo che rientrano nella media regionale, ma insomma sono il 30% dell'acqua che viene persa dalle reti, è che abbiamo in un patrimonio di tubazioni per poter fare il servizio di acquedotto che a livello di area pisana, lo vedete, è di 1000 km di tubazione, 1023 km, che sono distribuiti come vedete in questa diapositiva. Andando a ripartire i chilometri di rete utilizzati per utenza servita, considerate che un'utenza è mediamente un nucleo, viene considerato un nucleo Istat di 2,7 persone, quindi un'utenza non corrisponde a una persona ma corrisponde a una famiglia, avremo che, ad esempio, il comune di Calci, ogni utenza ha in carico 20 metri di tubazione. E poi proseguendo, comune di Pisa 8 metri per utenza, fino ad arrivare a una media per area pisana di 11,50 m. Questo comporta un fatto importante che molto spesso non viene considerato. Siccome si parla di un metro di condotta di acquedotto, no? Che viene portato, ci sono le condotte in ambito urbano che possono essere di materiale plastico, quindi diametri abbastanza contenuti, 100 mm, ma ci sono anche gli adduttori, che sono tubazioni di diametri 400, 500, 600, fino a 800 mm di ghisa sfioridale che hanno un costo elevatissimo. Poi ci sono condotte posate in campagna, per cui la posa è un'opera abbastanza contenuta a livello di costo, e condotte che sono posate sotto l'astrico dei centri di città storiche, quindi gli interventi di sostituzione, di costruzione a nuovo, sono notevolmente onerosi. Il costo medio stimato per sostituire un metro di queste condotte sono 290 euro. Moltiplicando i metri lineari per la lunghezza di condotte per utenza, vedete qual è l'importo economico di costo di ricostruzione nuovo che grava su ogni utente. A livello di area pisana, ogni utenza ha un valore medio di condotte di 3.450 euro. Attualmente la vita media di queste condotte sono dell'ordine di grandezza di 35 anni e bisognerebbe abbassare questa vita media per portarla a 25 anni almeno, in modo tale da arrivare ad avere una quantità di perdite idriche di tipo fisiologico. E per avere quindi questo tipo di possibilità bisogna tutti gli anni mettere in conto di sostituire, se parliamo di 25 anni come obiettivo di vita media, un 25esimo di questi tubi tutti gli anni vanno sostituiti a nuovo. A livello di area pisana siamo sull'ordine dei 40,94 km, quindi 41.000 metri, e servono investimenti per 11,9 milioni di euro. Questo per avere tubazioni, ripeto, che sono in grado di avere perdite idriche di tipo fisiologico. Nello svolgere dei 25 anni ci sarebbe, se questo tipo di intervento venisse caricato totalmente in tariffa, e qui si ha un problema di sostenibilità che è in analisi dall'AIT Toscana e dai gestori, si arriverebbe partendo da un incremento tariffario all'inizio che è molto contenuto, si arriverebbe a regime ad un valore di 1,48 euro
che supera, diciamo, in incrementativo rispetto alla tariffa attuale, 1,48 euro per ogni metro cubo di acqua consumata. A questo punto l'anzianità a regime della rete scenderebbe da 35 a 25 anni e avremo un recupero di acqua che non dovrebbe più essere prelevata dall'ambiente di circa praticamente passerebbero da 25 milioni di metri cubi a 19 milioni di metri cubi anno, con un risparmio di 4,9 milioni di metri cubi. Attualmente in tariffa, proprio per motivi di sostenibilità, abbiamo disponibili le risorse economiche per un investimento che permette di sostituire a nuovo 5 km di condotte per anno, il che vuol dire che queste condotte dovrebbero avere una vita media di circa 200 anni, cioè se volessimo che le perdite idriche fossero un'invariante, dovremmo avere che queste condotte dovrebbero durare 200 anni, quindi c'è una grande differenza fra quella che è la vita, l'anzianità di servizio delle reti e quella che sono gli obiettivi che si dovrebbero porre in un prossimo futuro a livello di area. In questa slide vedete invece le portate massime sostenibile dal sistema di approvvigionamento idrico e la portata massima richiesta. Il rapporto fra i due valori ci dà un limite, cioè c'è un limite del 95% oltre il quale la portata massima sostenibile rispetto alla portata richiesta può creare dei problemi, soprattutto durante l'estate, quando c'è crisi idrica. In questo caso guardiamo che a livello di area pisana la percentuale 86-32% ci permette di avere la tranquillità che, partendo le risorse disponibili a livello di area, i comuni che potrebbero entrare in crisi rientrerebbero in una percentuale accettabile. Quando riguarda le fonti di approvvigionamento idrico, ecco, questo è un elemento sul quale bisogna porre molta attenzione. Noi abbiamo una distribuzione delle fonti di approvvigionamento che prelevano da pozzi per l'84%, da sorgenti per il 19%, da acque superficiali per una parte minima, lo 0,3%. La fonte di approvvigionamento idrico principale, l'area pisana, è quella relativa alla falda lucchese. La falda lucchese quindi approvvigiona fra la falda lucchese e la falda di Bientina per oltre il 70% l'area pisana, il che vuol dire che se ci dovesse essere un problema per quanto riguarda questo tipo di approvvigionamento, l'intera area pisana potrebbe avere dei risentimenti importanti. Andiamo avanti, da ultimo per quanto riguarda la parte dell'approvvigionamento idrico, quindi io metterei in evidenza che le criticità che devono essere valutate sono la sicurezza dell'approvvigionamento idrico in termini di diversificazione delle fonti, i problemi che ci sono sulla falda costiera che sono riportati nel documento, che riguardano la salinizzazione della falda e i problemi di riduzione degli emungimenti che sono contenuti negli strumenti di pianificazione anche recentissimi del PAR della Regione Toscana. Per il settore della depurazione della fognatura, io siccome sono tutti interventi ben pianificati e tra l'altro sono inseriti in strumenti molto molto recenti, dico semplicemente che abbiamo un problema a livello di piccola depurazione che è stata affrontata ed è oggetto di un recente accordo di programma fra Regione Toscana, autorità d'ambito e gestori, che dovrebbero dare un riassetto da qui al 2021 di tutto il sistema di depurazione. Per arrivare, e vado velocissimo, alla parte relativa alla regione urbana, anche in questo settore ci sono differenti modalità di approccio. Ad esempio le metodologie di raccolta sono illustrate in questa tabella. Abbiamo che sostanzialmente i centri di raccolta sono presenti in tutti i comuni dell'area pisana, mentre
il porta a porta è già presente in alcuni comuni, Calci, Vecchiano, Copisano, che come vedremo hanno la percentuale di raccolta differenziata la più alta, mentre per i comuni di Cascina e Pisa sono limitate per Pisa alla zona del centro storico e per Cascina in programma per il 2013-2014 l'attivazione del porta a porta. Oltre a questo abbiamo diciamo, l'utilizzo della raccolta stradale ancora per quanto riguarda Pisa, e questo comporta una serie di problemi di confine fra i comuni di Pisa e i comuni limitrofi, che sono andati anche sui giornali recentemente, legati alla migrazione dei rifiuti fra i comuni che fanno il porta a porta, che quindi non hanno più cassonetti, e i comuni di Pisa. Ovviamente per poter superare questo tipo di problema bisogna che nella pianificazione di medio e lungo termine siano introdotti diciamo delle misure che permettono di ridurre questo fenomeno o di eliminarlo del tutto. Nel documento che di quale stiamo parlando sono indicate una serie di strategie legate sostanzialmente alla possibilità di estendere porta a porta in progressione dalla periferia di Pisa, quindi dal comune di Mitroli, fino verso in prossimità della cinta muraria, per arrivare ad avere, diciamo, una riduzione di questo fenomeno di migrazione. All'interno della cinta muraria della città sono invece previste una serie di iniziative legate sostanzialmente ad una tipologia di raccolta evoluta fatta con dei cassonetti che vengono, diciamo, che avranno la possibilità di identificare l'utente che porta, che conferisce il rifiuto, e di poter addirittura in alcuni casi pesare le matrici che vengono conferite. Ovviamente questi due sistemi di raccolta, porta a porta da una parte, che prevede l'operatore che va per le strade e raccoglie il materiale raccolto, e invece sistemi a cassonetto stradale, sono due sistemi che hanno dei costi differenti. Quello che salto alla conclusione, quello che deve essere diciamo osservato con molta attenzione è il livello di efficienza e di costo di questi due sistemi. Ovviamente se vogliamo arrivare ad una percentuale di raccolta differenziata che sia in linea con quelle che sono sia le norme ma anche le esigenze diciamo di prospettiva, si parla in alcuni casi di rifiuto zero. Ovviamente il rifiuto zero è un'utopia, probabilmente il rifiuto al minimo invece è una realtà. E per portare un rifiuto a condizioni minime bisogna fare una raccolta, trovare un sistema di raccolta che costi il meno possibile e che dia il massimo di resa anche in termini qualitativi. In quest'ultima slide, che poi viene descritta in dettaglio nel documento, ci sono tutta una serie di altri argomenti che trattano la situazione infrastrutturale, e in particolare l'obiettivo di riduzione dei rifiuti, che io ho chiamato obiettivo di riduzione dei rifiuti al minimo 2015-2025, considerato il fatto che in un primo step si dovrebbe arrivare a un 65% di riduzione nel 2015, ed è possibile arrivare a una riduzione dei rifiuti con un minimo fisiologico da qui al 2025. Da ultimo, non va dimenticato che per quanto riguarda i rifiuti, la componente preponderante sono i rifiuti industriali. Considerate che a livello di ATO, Toscana Costa, la stima della produzione dei rifiuti urbani è di circa 1 milione di tonnellate anno, e a fronte di questa quantità i rifiuti industriali sono 4 milioni di tonnellate anno. Problema che al momento attuale non è di competenza dell'autorità d'ambito, non è di competenza di
nessuno, salvo che della libera iniziativa delle industrie e delle attività che si occupano di questo tipo di attività. Concludo l'intervento con un ringraziamento ad Arquespa e a Geofor per la messa a disposizione dei dati e di quelle che sono le indicazioni che troverete nel documento. Grazie. I documenti venissero inseriti nella discussione perché, come avrete visto, rappresentano non solo dei contributi dal punto di vista della pianificazione, ma ci danno anche l'idea precisa di quali sono i limiti che tante volte affrontiamo anche praticamente quando si tratta della pianificazione di uno, quando si tratta della pianificazione di uno, di un territorio, e soprattutto dal punto di vista della dotazione infrastrutturale, credo che siano i mesi piuttosto bene, quelle che sono le difficoltà e i temi che dovremmo affrontare con grande decisione. Io passerei all'ultimo intervento prima della chiusura, che finisce dopo diciamo, gli interventi eventuali ad Anna Bassone. Gabriele Berti per diciamo, il documento preliminare di indirizzo che poi è quello che accompagna l'ultima fase per la società. Cercherò di essere veloce. Questo documento preliminare che poi vabbè, troverete nella documentazione, soprattutto sarà un'illustrazione diciamo, per punti. Questa è l'area pisana descritta nei suoi vari aspetti. Corsi agli interventi precedenti, documento di indirizzo che è stato elaborato, fornito ai sindaci, sarà discusso dai consigli comunali, è oggetto di pubblico dibattito, è stato formulato sulla scorta appunto dei piani conoscitivi già disponibili, dai piani strutturali vigenti nei vari comuni e dalle indagini più recenti che sono state illustrate anche in questa occasione. È diviso per capitoli molto brevi, si parte da una riflessione sulla città e la crisi che mette in discussione il tradizionale modello di sviluppo, ci costringe a riflettere sulle possibilità nuove che ci potranno essere nel futuro dell'iniziativa pubblica che ovviamente soffre ed è molto penalizzata da queste condizioni di crisi. Ci fa riflettere sul tema delle dimensioni ottimali dei piani e vedremo poi in seguito perché, e ci spinge a progettare il passaggio dalla città consumistica dove tutto sembra non avere mai un limite a una città più sobria dove occorre risparmiare soprattutto in termini di risorse non riproducibili. Tutto questo porta a definire un nuovo modello insediativo che vogliamo appunto sviluppare attraverso il nuovo piano strutturale dell'area pisana. Dalle relazioni che mi hanno preceduto sono state messe in evidenza questi punti e soprattutto mi interessava puntualizzare quello relativo alla città diffusa e al cosiddetto sprawl urbano. La città diffusa è quella che viene intesa oggi in termine negativo, cioè è una città che si diffonde sul territorio, si ramifica, non ha più una delimitazione, è l'opposto di quello a cui siamo abituati a pensare come città. E quindi viene a mancare anche l'immagine stessa della città. Abbiamo un territorio urbanizzato che però non ha nessun tipo di caratterizzazione. E l'area pisana si caratterizza invece per un policentrismo di carattere storico che è stato illustrato anche nella prima parte degli interventi. Sono elementi che devono essere valorizzati e messi a contrastare questo fenomeno di diffusione della città informale, senza forma. Poi il tema delle infrastrutture e del trasporto pubblico locale sono stati ampiamente illustrati. Un altro dei punti che deriva da quello che dicevo prima è quello della densità urbana e degli standard. La densificazione urbana è uno strumento per contrastare appunto questo modello di città diffusa di cui si stanno manifestando e in altre realtà si sono già ampiamente manifestati gli effetti negativi. Si tratta anche di rileggere i modelli di distribuzione degli standard. Gli standard
sono quelli classici dei decreti ministeriali che oggi vanno, secondo noi, riletti e finalizzati proprio a costituire una sorta di tessuto connettivo della città e non a inframmezzare spazi urbanizzati con altri spazi o agricoli o con altri tipi di urbanizzazione e di funzioni. Un altro dei temi che non è possibile tralasciare è quello della perequazione. Le città, il territorio è stato urbanizzato, gli insediamenti si sono sviluppati soprattutto in un meccanismo di potenziamento della rendita, cioè lo spazio che in funzione della destinazione che viene assegnata allo strumento urbanistico aumenta il suo valore. Il riuso, soprattutto in un momento in cui tendiamo ad un consumo del suolo pari a zero del territorio, può essere anche favorito con precise indicazioni di perequazione di carattere urbanistico. Perequazione urbanistica che consente anche di attivare strumenti di perequazione fiscale. La perequazione urbanistica ovviamente non deve essere intesa come possibilità di trasposizione di volumetrie da qualsiasi luogo a qualsiasi altro luogo, ma deve essere chiaramente disciplinata in termini di indirizzo dal piano strutturale, in termini poi che saranno più puntuali da regolamento urbanistico, per avere degli effetti che non consentano la nuova riproduzione di meccanismi di rendita. La sicurezza del territorio è un altro dei temi fondamentali e le ultime stagioni ci hanno mostrato quanto aumenta la fragilità del territorio. Si tratta in questo caso di implementare i quadri conoscitivi che già esistono e individuare anche degli interventi prioritari da poter mettere anche come condizionanti per lo sviluppo di certi insediamenti. Soprattutto quello che manca è una microzonazione sismica diffusa e puntuale del territorio, che fortunatamente l'area pisana non è soggetta a eventi di sismicità grave come in altre zone d'Italia, e però è comunque un elemento da tenere in alta considerazione. E poi un problema che attraversa trasversalmente l'area pisana è quello di essere suddivisa tra due piani d'assetto idrogeologico, che sono quelli dei bacini dell'Arno e del Serchio. Ora, l'acqua in caso di esondazione, non credo che se esonda l'Arno si fermi al fiume morto e viceversa se esonda il Serchio si fermi al fiume morto. Bisogna in qualche maniera trovare un coordinamento tra questi due apparati normativi che disciplinano l'intervento. Un altro dei temi che la città di Pisa in qualche maniera già ha avviato e promosso è quello della Smart City. Noi vorremmo che questo concetto di città intelligente, sostenibile, organizzata, possa diventare un patrimonio per tutta l'area pisana. Quindi, soprattutto in termini di utilizzazione e sviluppo di mezzi per la produzione di energie sostenibili, il piano strutturale deve necessariamente dire qualcosa di preciso e puntuale, non può essere un tema rimandabile. Il paesaggio è uno degli elementi che a partire dal PIT, dalla variante di adeguamento del piano di indirizzo territoriale della regione, inteso come strumento o obiettivo della pianificazione, è già inteso, partendo dalle convenzioni europee, come un bene, non solo come bene culturale, ma anche come risorsa del territorio. Nel nostro caso, con tutto quello che il nostro territorio contiene, dal parco ai Monti Pisani, per semplificare, il paesaggio, oltre che un luogo di vita ai cittadini, è anche
un elemento di attrazione per gli ospiti del territorio e quindi può diventare se stesso elemento di sviluppo economico. Il ruolo del parco è un ruolo importante se pensiamo che è un'altissima percentuale del territorio dell'area pisana, investe tre comuni, interessa tre comuni. I piani strutturali della precedente generazione hanno tralasciato il territorio del parco considerandolo come area urbanisticamente autonoma, indipendente, come di fatto normativamente è, perché disciplinata dal piano territoriale e dai piani di gestione. Un piano strutturale, secondo noi, deve traguardare al territorio del parco come elemento del territorio a pieno titolo e quindi, pur con le limitazioni d'uso che derivano dagli strumenti sovraordinati che disciplinano il parco, deve essere compreso sia all'interno del quadro conoscitivo che nelle politiche di utilizzazione delle risorse non riproducibili del territorio. Lo statuto del territorio è l'elemento fondante del piano strutturale. Noi abbiamo fatto un'analisi in allegato al documento degli statuti del territorio, dei piani strutturali vigenti nei sei comuni dell'area. Ognuno chiaramente si caratterizza per elementi particolari. Non vogliamo correre il rischio di fare semplicemente una somma degli elementi presenti nei vari piani strutturali, delle varianti invarianti che ne derivano e successivamente della suddivisione in sistemi territoriali e subsistemi territoriali e funzionali, ma cercare di sintetizzarli cercando un comune denominatore che possa individuare dei macro ambiti alle quali poi ciascun comune potrà dare una connotazione particolare relativa anche alle tradizioni locali. I temi in evidenza sono già stati praticamente illustrati perché fanno parte anche del documento di avvio del procedimento, e dalla coesione sociale ai giovani come protagonisti, le infrastrutture urbane, la mobilità sostenibile, eccetera, eccetera. Penso di non dovermi dilungare anche perché l'ora è abbastanza tarda. E le considerazioni operative, chiaramente riprendere quanto espresso nel documento di avvio del procedimento approvato dai consigli comunali dei sei comuni, necessità di approfondire il tema delle infrastrutture anche alla luce delle ultime indagini e dei dati oggi disponibili, proseguire il processo di unificazione regolamentare che anch'esso costituisce un elemento di comunità tra i vari comuni dell'area, e riformulare la ricchezza espressa dai piani strutturali, come dicevo prima, in ambiti sistemici più generali che possano essere un patrimonio collettivo di tutte le comunità presenti sull'area. I progetti in corso che hanno una valenza d'area andranno considerati all'interno del piano strutturale e sono sostanzialmente il polo ospedaliero universitario che, oltre a costituire un polo d'eccellenza sanitario, abbiamo visto che anche una attività avanzata, una delle attività che richiamano, in cui sono occupati il maggior numero di addetti dell'area, potenziamento dell'aeroporto, anche se un'attività economica importante, è una cosa che va potenziata sul nostro territorio, che ne ha tutte le possibilità, e quello è il tema della congressualità a cui ancora non è stata data una risposta adeguata. Vi ringrazio. Allora, speriamo di essere riusciti a dare un'idea della documentazione che è stata prodotta e quella che viene portata alla prima discussione di Consiglio Comunale e Consiglio Provinciale. Brevemente, il materiale è a disposizione nei link che avevo indicato prima, però a partire da domani o dopodomani, per motivi tecnici, i siti dei vari comuni renderanno
disponibile il link dal quale si potranno scaricare i documenti. Noi attraverso le persone che sono registrate riusciremo a raggiungerli, quindi a diffondere il più possibile. Utilizzeremo anche l'itinerario per poter riprendere con più efficacia anche questo momento di partecipazione. Detto questo, considerando che poi ci libereremo anche per approfondire questo e altri elementi in quadro conoscitivo, io mi domando se ci sono richieste di intervento, di spiegazioni. Qualora non ce ne fossero, io darei la parola al nostro ospite, all'assessore Marson, a chiusura. Mi aspetto che fino a chiusura un vero e proprio contributo come suo solito, e poi ci daremo appuntamento per un ulteriore confronto. Ecco, il nostro obiettivo era quello di rendere chiaro che cosa vogliono in petto, sostanzialmente quali erano gli elementi in discussione, cercando di focalizzare i punti principali. Poi la discussione inizia, non è una discussione che finisce oggi, è una discussione che comincia oggi. Vuole essere un sollecito anche inviare contributi, a sottoporre idee, valutazioni, ulteriori spunti. Materiale ce n'è tanto, ma è chiaro che il primo e più importante risultato di questo processo di partecipazione è raccogliere le idee, gli spunti e ovviamente gli suggerimenti a riguardo, non solo qui ma anche per i consigli comunali. Se non ci sono richieste, io passerei la parola a Marson. Grazie a coloro che hanno atteso fino a quest'ora un po' tarda di sentire anche le mie conclusioni. In realtà io stessa sono arrivata in ritardo perché oggi ero in giunta e in giunta discutevamo del futuro dei fondi strutturali, della programmazione 2014-2020, e discutevamo in particolare del rapporto tra il modo in cui finora erano stati concepiti i fondi strutturali nei documenti della Regione Toscana e anche nei documenti della programmazione comunitaria e i contenuti invece, gli orientamenti del nuovo documento prodotto dal governo nazionale in questi mesi, in cui ci sembra che ci sia un forte orientamento, un maggiore orientamento, diciamo, oltre che al mezzogiorno, alle città e ai territori altocollinari montani. E sul tema città è venuto fuori appunto una discussione molto, molto intensa, molto sentita, una domanda ancora prima che di una discussione su cosa significhi oggi però parlare di città. Ecco, da questo punto, cosa significhi oggi parlare di città in Toscana? Appunto, quali siano le città, o quale sia la città forse della Toscana? E venivano in mente chiaramente alcune rappresentazioni anche grafiche del territorio toscano prodotte negli ultimi anni, nelle quali ad esempio l'ellisse rappresentata dall'insieme dei centri urbani e delle urbanizzazioni che vanno da Firenze a Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e poi tornano verso Firenze lungo l'Arno, ad esempio, come dire, rappresentano in modo alquanto espressivo quella che è la città, la vera città centrale della Toscana. Di questa città centrale, senza dubbio, l'area pisana rappresenta uno dei poli, uno delle componenti forti accanto all'altra polarità invece che quella fiorentina. A differenza di quanto avviene nella polarità fiorentina, in cui alcuni di noi vivono e lavorano con maggior, diciamo, presenza di quanto avvenga per noi altrove, insomma, il fatto di essere altrove sul territorio regionale, l'area pisana sta portando avanti da questo punto di vista un'innovazione estremamente importante, quello di una città capoluogo che riesce a dialogare con i comuni contermini, a promuovere in maniera unitaria un processo di pianificazione del proprio territorio, mi sembra un passaggio molto molto importante, non scontato appunto, non così facile. Quindi la prima notazione che vorrei fare è davvero di plauso a tutti i sindaci che sono riusciti
a trovare il modo di dialogare, di portare avanti questo obiettivo comune. Chiaramente anche quanto ci è stato presentato qui oggi evidenzia come ragionare di un territorio in cui insistono, in questo caso specifico, comuni diversi, significa ragionare sulle specificità fisiche, identitarie di questo territorio e poi invece ragionare al tempo stesso sui flussi più o meno immateriali che connotano, caratterizzano questo territorio dal punto di vista reale, dal punto di vista potenziale, le potenzialità degli sviluppi futuri. E la scommessa è chiaramente nella pianificazione, come fare a tenere insieme questi due livelli. Da questo punto di vista, per quanto riguarda gli aspetti più prettamente fisici, le caratteristiche dei luoghi, dell'identità di ciascun luogo, appunto, anche noi come Regione Toscana siamo impegnati con il percorso di redazione del piano paesaggistico che dovrà concludersi dal punto di vista tecnico entro il prossimo mese di giugno. Siamo impegnati diciamo a produrre qualche forma di innovazione al riguardo. Quindi da questo punto di vista il primo auspicio è che anche questo esercizio di pianificazione relativo all'area pisana possa, diciamo, relazionarsi in maniera forse più diretta anche con quanto noi stiamo producendo a livello di piano paesaggistico, nel senso che tutta la parte statutaria, per così dire, del piano potrebbe utilmente specificare e arricchire le elaborazioni che sono già state prodotte a scala regionale, anche se sono elaborazioni chiaramente soprattutto interpretative che non hanno ancora una valenza diciamo specifica dal punto di vista pianificatorio. A maggior ragione credo siano un contributo utile a tutto ciò. Ovviamente qui alla scala locale tutto ciò pone anche il problema o l'opportunità, diciamo, della relazione con un soggetto che caratterizza in maniera specifica quest'area, che è quello del parco. E questa è una ricchezza che in qualche modo però va trattata adeguatamente. Mi sembra appunto che siano venuti fuori numerosi spunti su come è utile e opportuno che la pianificazione più generale del territorio si relazioni con territori che hanno invece una disciplina peculiare, dei soggetti peculiari di governo. Dovremmo farne i conti anche noi in qualche modo per quanto riguarda appunto il piano paesaggistico e la valenza paesaggistica delle aree a parco, appunto, che vanno disciplinate all'interno del piano paesaggistico. Spero che sarà un elemento, diciamo, comune di riflessione per andare a individuare, diciamo, le relazioni più opportune. Di sicuro rispetto alla visione, allo scenario appunto della città toscana o delle città toscane, comunque quest'area fa parte della grande città della Toscana centrale, quello che emerge come tema forte è quello del cooperare, di come trovare le forme di cooperazione più adeguate per riuscire effettivamente poi a competere, nel senso che se competiamo al nostro interno, se i diversi territori che compongono la Regione Toscana competono tra di loro, è un po' difficile poi riuscire a porsi in maniera invece utile, adeguata sul territorio globale. Ed è chiaro che in una congiuntura come quella attuale di tagli agli enti pubblici, di tagli ai soggetti pubblici, alla disponibilità finanziaria per promuovere anche processi di pianificazione, è tanto più importante appunto condividere quadri conoscitivi, interpretazione e condividere oltre a ciò anche le decisioni.
Noi per quanto riguarda il nostro ruolo e la tanto annunciata riforma più organica della legge 1, stiamo avviando proprio in questi giorni, diciamo, la concertazione informale sulla bozza di articolato proposta prima di andare in giunta con la proposta di modifica di legge, e stiamo cercando a questo riguardo, oltre ad aver introdotto nella proposta veramente il nuovo istituto del piano strutturale intercomunale, stiamo cercando di portare avanti come obbligatorie le previsioni sovracomunali per tutta una serie di scelte urbanistiche che vanno oltre le scelte urbanistiche che possono insistere nel territorio già urbanizzato. Si tratta chiaramente di una proposta su cui dovremo confrontarci con tutto il sistema delle autonomie locali, ma la riteniamo una proposta importante, cui si affianca la previsione della perequazione territoriale come strumento obbligatorio. Tutto ciò abbiamo provato a introdurlo nella legge 1 come previsione sperimentale relativa alla disciplina delle grandi strutture di vendita nel settembre scorso, come ricorderete, quando per a fronte della liberalizzazione appunto delle grandi strutture di vendita prevista dal decreto Monti, abbiamo deciso di porre mano congiuntamente alla legge sul commercio e alla legge sul governo del territorio, sostituendo a delle soglie quantitative che prima erano presenti nelle norme regionali, una procedura appunto di pianificazione intercomunale e di ripartizione tra tutti i soggetti interessati degli oneri e degli onori, dei vantaggi e dei costi derivanti da queste previsioni. E crediamo che oggi questo sia un passaggio ineludibile per andare a una miglior utilizzazione del territorio che sia coerente con le specificità di ciascun luogo, di ciascun territorio, togliendo quel sistema invece di convenienze locali ad attrarre quante più trasformazioni possibili indipendentemente dalle caratteristiche dei luoghi, e parallelamente la tendenza a scaricare invece i costi chiaramente sul vicino, sul comune vicino. Da questo punto di vista i dati che sono stati presentati oggi relativi agli incrementi del consumo di suolo nell'area pisana complessiva e soprattutto in alcune aree esterne di cintura del comune di Pisa, e parallelamente i dati sui flussi e sui costi a carico dei contribuenti pisani, mi sembravano espliciti quanto all'enunciazione di un problema appunto che richiede con urgenza di venire trattato attraverso la ricerca di nuove forme appunto di pianificazione sovracomunale accompagnate dalla perequazione però di natura territoriale, appunto, che faccia tutti i soggetti partecipi, diciamo, nei costi e nei benefici della medesima posta in gioco. Da questo punto di vista il piano strutturale d'area, questo piano strutturale d'area chiaramente si pone un obiettivo che mi sembra di poter dire che va già oltre la ricucitura dei piani esistenti, il bricolage, diciamo, dei piani già vigenti nei diversi comuni, anche se chiaramente la datazione dei diversi piani vigenti richiederà un processo flessibile di adattamento delle pianificazioni di ciascun comune. Però sono certa che
descriverà, costruirà una nuova cornice che penso porterà necessariamente nel tempo alla revisione, a nuove visioni più che alla revisione dei piani vigenti, no? Alla necessità di portare avanti nuove visioni, nuove opportunità per i diversi comuni. I tempi che ci attendono chiaramente non sono facili, gli scenari relativi al cambiamento climatico, oltre che al cambiamento economico e finanziario, sono stati in qualche modo tratteggiati da chi ci ha preceduto. Per quanto riguarda l'azione appunto della regione sul tema città, ad esempio, qualcosa che abbiamo già messo a fuoco all'interno di ciò che è chiaro nei fondi strutturali comunitari 2014-2020 ha a che fare con la necessità di promuovere una maggior resilienza delle città e dei territori, cioè una maggior capacità delle città e dei territori nel far fronte a eventi avversi anche di natura climatica. E questo significherà veramente ripensare il modo con cui noi guardiamo alle nostre città e alle trasformazioni della nostra città. Mi sembra da questo punto di vista che comunque quanto già presentato oggi relativamente agli aspetti gestionali degli insediamenti urbani, all'approccio basato sulla gestione, sul monitoraggio di come funzionano i diversi servizi urbani finalizzato a rendere più soddisfacente gli esiti della gestione stessa per le prestazioni offerte ai cittadini, ma anche per i costi per la pubblica amministrazione, necessariamente portano l'attenzione sul tema del ciclo di vita delle diverse componenti dei territori in cui viviamo, delle trasformazioni antropiche dei territori in cui viviamo, appunto sulle loro prestazioni, su costi di gestione delle stesse, e nel fare questo ci obbligano a mettere in discussione una serie di pratiche anche recenti, ci obbligano ad esempio a mettere in discussione le espansioni del territorio urbanizzato laddove non strettamente necessarie, perché finalizzate davvero a un processo di espansione di qualcosa, di sviluppo che porta effettivamente, che ha dei fondamenti effettivi, che porta effettivamente un beneficio che dura nel tempo alla comunità e quindi rende conveniente anche sopportarne i costi in termini gestionali che sono attesi per gli anni a venire. E da questo punto di vista mi sento di poter dire che l'approccio appunto delineato, se portato avanti con coerenza, e non ho ragioni per dubitare che i comuni che hanno scelto di impegnarsi su questa strada intendano effettivamente portarlo avanti con coerenza, da questo punto di vista potrà rappresentare un esempio significativo di approccio avanzato, appunto assai più avanzato di quelli correntemente riscontrabili ai temi della pianificazione della città e del territorio, e penso che come Regione Toscana appunto abbiamo necessità di approcci simili, abbiamo necessità di comuni che credano davvero nell'intraprendere questa strada e che possano con il loro esempio anche diffondere maggiormente questo tipo di nuova visione di ciò che effettivamente rappresenta la pianificazione, di quelle che sono le basi su cui una diversa pianificazione può efficacemente appunto far conto, partire, avere come riferimento. Naturalmente dal punto di vista poi tecnico io ho due anime, come sapete, penso di avere qualche contributo da dare anche a questo documento, ma quelle sono questioni direi secondarie rispetto alla strada tracciata, alla volontà politica di affrontare
questo tema così rilevante. Quindi grazie per...